sembra che i microfoni si sono attivati miracolosamente da soli, senza perché. Okay. Però l'importante è che adesso va, e quello che conta è quello. Vi ringrazio okay. per questo debutto proprio clamoroso. Un botto, quindi, direi. Cioè, sì, 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 mi avete portato nella nelle nuove tecnologie, sì, sì. Così. Di botto, di getto. Mentre Mattias cerca di tornare tra noi, diciamo, con l'audio e con il video, ribadisco quello che ho detto prima. Oggi è festa della mamma e faccio gli auguri alle mamme, ma anche a Midnight, perché secondo me Midnight Factory è diventata un po' la mamma dell'horror italiano, cioè dell'horror, dei fan dell'horror in Italia. È andata a riempire un vuoto che c'era nel mercato, e un vuoto anche artistico, secondo me, perché ha una valenza anche per tutti i film che sono stati riscoperti, anche edizioni particolari con film che probabilmente non sarebbero mai neanche arrivati da noi se Midnight non avesse avuto un progetto del genere. Quindi ringrazio Alessandro per essere qua, Alessandro Bonetti, che io in modo molto semplice ho chiamato responsabile delle edizioni, in modo che le persone capissero. Però mi piacerebbe a questo punto, intanto che aspettiamo anche che Mattias torni, che vabbè, Mattias lo conoscete dalla live che ha fatto, esatto, con me, che è il fondatore di Vertigo Advertising, lo presento anche se non lo vedete. Vi apparirà breve. E ha fatto tutte le edizioni di Midnight Factory dal punto di vista del design, e poi dopo si presenterà anche lui, insomma. Chiedo ad Alessandro Bonetti di spiegarci, visto che ti ho descritto come responsabile delle edizioni Midnight, in termini anche più tecnici, così per istruire anche chi è interessato a sapere cosa c'è dietro al mondo delle edizioni, qual è il tuo ruolo e che cosa fai. Allora ragazzi, innanzitutto grazie per l'invito, come vi dicevo prima in chat privata è il mio esordio assoluto in questa cosa, perché a noi che di solito siamo nella cripta piace ogni tanto uscire così e farci vedere un attimo al mondo. Le tue parole, Gonz, mi facevano riflettere innanzitutto sulla vecchiaia, perché comunque, cioè, pensare a come, cioè, sentire una definizione del genere da parte tua di un percorso che per noi è quotidiano, quindi in realtà del tempo che passa non te ne accorgi. Però effettivamente, al netto di tutto, tra la partenza del progetto e gli anni di adesso, siamo arrivati praticamente a, tra gestazione e lancio sul mercato, a quasi 7 anni di vita di Midnight Factory. E 7 anni non sono proprio pochi come orizzonte temporale, effettivamente. Ti fa pensare che probabilmente questo percorso fatto giorno per giorno, qualche risultato nel lungo periodo, perché comincia a diventare un medio-lungo periodo, 7 anni, lo abbiamo portato. Io sono entrato in Koch Media, Midnight Factory ovviamente è un marchio di Koch Media, proprio per questo intento, nel senso che ho iniziato in azienda nell'ottobre del 2014, proprio perché c'era la necessità aziendale del lancio di questo progetto, per cui le alte sfere aziendali avevano già fatto dei meeting, appunto sfruttando quello che hai detto tu, fondamentalmente una mancanza del mercato, perché di horror è sempre stato pieno il mercato, non è che siamo arrivati noi dicendo siamo una casa di produzione che girerà i migliori horror del futuro, però mancava una sorta di cappello che raccogliesse sotto di sé dei generi che sapete meglio di me sono più che diversi tra loro. E quindi questo forse è stato il punto di contatto che ha fatto nascere il fenomeno, nel senso che tanti generi diversi sono stati raccolti all'interno di un unico brand che ha fatto da collegamento tra i vari appassionati, per cui magari chi l'horror demenziale non l'aveva mai considerato in vita sua, lo slasher non sapeva neanche che cosa fosse, le possessioni, Dio me ne scampi, per rimanere in argomento, invece il fatto che facessero parte di una collezione, perché alla fine della fiera Midnight Factory è una collezione di film, ha portato da un lato la passione per il collezionista anche a scoprire, cioè innanzitutto ad averli tutti, perché più passa il tempo e più mi rendo conto che è pieno di persone che magari senza neanche scartare i nostri prodotti ha interesse a collezionarli tutti, no? Cioè il famoso claim. E voi siete contenti, ma assolutamente, perché sì. Poi comunque, cioè, il mondo del collezionismo, essendo io in primis un collezionista, cioè, lo conosco, nel senso che so benissimo che anch'io di là nella mia collezione di film ho prodotti che non ho mai aperto,
non l'ho mai scartato, ma semplicemente perché quell'edizione era l'edizione da avere, ce l'ho. Poi magari il film passa in televisione, e magari per la pigrizia di non andare a prendermi il disco, me lo riguardo in SD, quando in realtà ho magari un 4K che mi aspetta sullo scaffale, no? E quindi questo assolutamente è il discorso. Quindi nell'ottobre del 2014 sono stato chiamato e mi è stato affidato il progetto come product manager. Quindi il product manager cosa fa? Gestisce l'etichetta, in questo caso l'etichetta è il prodotto che ha a disposizione, partendo dalle acquisizioni che sono state fatte dal team, appunto, delle acquisizioni, e che mette a disposizione per una release, che inizialmente ero responsabile soltanto della parte un video. Quindi da ottobre, se voi pensate, da ottobre che io sono entrato in azienda seguendo questa parte, quindi dell'horror, più c'era un altro caposaldo dell'azienda che è l'animazione giapponese, come ben sapete, che ha portato a sua volta alla creazione del brand di Anime Factory successivo a quello di Midnight, che comunque ha seguito lo stesso percorso mentale. Però se voi pensate che da ottobre 2014 che io sono entrato in Koch, il progetto è stato lanciato in realtà a luglio del 2015, potete capire come sotto traccia si è lavorato per una fase di startup molto molto importante, e che soprattutto i tre film che hanno portato a battesimo Midnight Factory sono stati Babadook al cinema e le prime edizioni a un video che ho portato, giusto perché volevo fare un tuffo nel passato, erano per dire da dove siamo partiti, no? Cioè siamo partiti dalle steelbook di Piranha e Backcountry. La terza uscita è stata Zombieverse, quindi diciamo siamo partiti da queste piccole realtà, perché come sapete tutti in un progetto di startup si testa anche se un'idea funziona. E questo, cioè siamo partiti da lì e siamo arrivati a Halloween, giusto per citare alle un'edizione di cui parlavamo prima, che è sicuramente il miracolo di Midnight di tutti questi anni. È importante, cioè anche prima mentre sceglievo, perché anche il Gonz si era comandato, fa portami qualche edizione a cui sei particolarmente legato, così, e guardare sullo scaffale quello che è stato il percorso, che ogni tanto fa anche piacere dire, beh, che ne pensate? Assolutamente. A proposito delle steelbook, avevo una domanda in riserva riguardo a questo, perché appunto io ho la steelbook di Piranha e mi chiedevo, l'idea iniziale era fare steelbook e poi si è rivelata un po' costosa, perché poi uno dei costi chiaramente non per voi, ma ci deve essere un guadagno e una vendita, quindi certo, diventavano difficili da comprare per i fan. Poi questo, Gonz, è uno dei discorsi che sicuramente vorrei toccare in questa live, perché il conto economico di un progetto è una cosa a cui non si può mai... non ci si può sottrarre. Il mio capo Stefano Traversari col tempo mi ha definito il dream breaker dell'azienda, perché ho fatto un percorso di crescita anch'io, perché all'inizio io dicevo sì, facciamo questo così, e lui mi diceva sì, male, ma quanto ci costa tutta sta roba? E io dicevo, beh, effettivamente, se fammi rifare i conti, vediamo così. E adesso è il percorso contrario, lui che mi dice, beh, Ale, ma cosa potremmo fare secondo te su questa edizione? E io, no, stai quella cosa lì, no, perché costa troppo, no? Quindi in realtà ci siamo scambiati i ruoli con il passare del tempo. Però sì, allora, entrambe le cose, le steelbook sono sicuramente molto fighe, però probabilmente per un prodotto come Midnight, che ha quell'aura di collezionismo proprio da libro, non so come dire, sì, sì, esatto. La slipcase cartonata, il libretto, così, cioè, mi dà un po' più quel tocco vintage, poi la slipcase lucida che in realtà ti dà quella brillantezza. Questi sono tutti dettagli che mi spiace che Matt non sia ancora collegato, perché sono cose di cui, cioè, il nostro quotidiano, la decisione dei dettagli, amici si vedono nel momento del bisogno, eh? Esatto, quindi mi ha detto esatto, sì, infatti l'ultimo messaggio intanto chiedono se può aiutare Mattias in qualche maniera a rientrare. L'ultimo messaggio di Mattias è stato l'unico è il link di prima, perché è quello stesso link. Però ecco, lui dovrebbe provare anche a uscire e si scombinerebbe la... Vabbè, io risistemo il tempo reale. Allora, io è l'idolo della sistemazione dei nomi.
tanto alla fine farei i nomi, puoi anche toglierli se diventa Vabbè, risposto ma... poi ragazzi, bene o male in chat capiranno che è un problema tecnico, non indotto da noi. Comunque, quindi io posso consigliare a Mattias di chiudere proprio il collegamento prima di aprirne un altro, chiudere il browser e riaprire il browser e vedere se stavolta rientra con una... perché prima funziona benissimo in offline. Funziona bene, infatti non capisco per quale motivo gli ha buttato fuori online, è un peccato perché prima andava benissimo. Va bene, gli ultimi secondi che diceva non vi sento più, però io non so se magari ha avuto qualche problema lui. Ma credo che sì, penso anch'io che sono sicuramente influenze congiuriane queste. Intanto che aspettiamo che... A proposito, una domanda che nessuno si aspetterebbe mai da Gonz: sono sicuro che se si potesse fare un cofanetto, un'edizione di The Conjuring, lo fareste, giusto? Gonz, ti rispondo di sì, lo sai che ti rispondo di sì, perché alla fine... No, ma io sono contrario, anzi. No, ma capisco, cioè io ho seguito tutta la tua simpatica crociata, perché comunque... E poi è una crociata pacifica. Ma io l'ho capito. Certo, è sempre pacifica. Anzi, posso dirti che hai toccato uno dei tasti classici dei famosi confronti, ed è quello che ti dicevo prima sul un cappello che raccoglie tutti i generi, cioè ti presta il fianco a delle critiche, perché io prendo sempre in giro il mio caro amico bolognese Luca Gherardi, perché aveva fatto una piccola crociata contro i Death Race, e quindi anche quando ci siamo conosciuti di persona, la prima cosa, cioè ci siamo rivisti di persona non conosciuti, la prima cosa che mi ha detto è stato: ma Death Race in Midnight Factory, ma Death Race. Però in realtà, come vi spiegavo, il percorso di selezione del prodotto è un po' un ibrido, nel senso che ci sono da parte del team delle acquisizioni mirate, per cui se ci sono titoli particolari che ci interessano, ovviamente ci si attiva per poter ottenere le migliori condizioni commerciali e portare a casa quello che decidiamo. Poi ci sono anche una parte di titoli che fanno parte di pacchetti quadro, per cui cioè, magari ti trovi dei titoli buoni di cui fai una valutazione commerciale, e che giustamente, come mi chiedevi prima, è sempre il ritorno del conto economico che alla fine la fa da padrone, perché se alla fine devo andare a vedere i risultati di Death Race non posso che essere contento. Magari vado a vedere i risultati di Amer, Lacrime di Sangue, che sono due film clamorosi, meravigliosi, proprio. E magari non hanno fatto quanto Death Race, cioè sto prendendo gli estremi, giusto? Vabbè, quello è il classico paradosso di chi poi si approccia al film, perché appunto metto Death Race, quanto sia un giocattolone commerciale, poi prendi Hammer, appunto, Lacrime di Sangue, c'hai i film che sono d'elite in quanto sono film molto più espressivi, molto più visionari, ma sotto un pubblico un po' più forse maturo come concezione della pellicola in sé, e quindi un po' ti dispiace sapere che quei prodotti che forse sì possono risultare un po' più di nicchia rispetto a quelli più commerciali abbiano sempre un posto un po' isolato, e un po' fa male, sai, sono quelle cose che poi le senti. Certo, soprattutto anche perché l'impronta artistica è sempre fondamentale in una collana, quindi ogni tanto scendi a qualche compromesso commerciale senza però dimenticare la bellezza estetica. Io per esempio sono sempre molto contento quando dico: ah, magari il film è brutto, ma che bella copertina ha fatto Midnight, perché comunque, cioè, in qualche modo viene valorizzato un punto di forza che in questo caso è il lavoro di Mattias, o comunque, cioè, l'impegno nel proporre sempre il miglior prodotto compatibilmente. Poi chiunque di noi ha i propri gusti, cioè, ritornando al discorso di Conjuring, io capisco benissimo, però se devo guardare i risultati di box office di vendita di Conjuring, mi metterei a pioggia proprio, cioè, più Conjuring, voglio dire. Però tornando, scusami, al tuo discorso, non ho finito la risposta sulle steelbook, era appunto così, cioè, abbiamo shiftato sulla slipcase cartonata per dargli più un'impostazione, diciamo, da libro. E in più la steelbook l'abbiamo riservata per titoli che potevano avere una valenza estetica maggiore. Quindi, per esempio, se la mia steelbook preferita rimane sempre Incident in a Ghostland, la casa delle bambole, e ci hanno permesso di fare il volto della ragazza con la maschera della bambola con la frattura sulla maschera, ed è stata una cosa bellissima. Oppure anche quella di Revenge mi è piaciuta molto, e quindi comunque diciamo che abbiamo ottenuto le steelbook per dei progetti particolari.
e per il resto una continuità visiva è stata molto apprezzata comunque anche dal pubblico, ho potuto notare. Io una cosa che te devo chiedere, che su me è una cosa fantastica, poi il discorso che hai fatto inizialmente sul vedere la collezione come dei libri, no? Perché poi fondamentalmente è questo, è il bello anche vederli lì, una libreria, proprio come se fossero veramente dei tomi, dei volumi, no? Ed è molto molto bello, anche perché poi anche le immagini cicliche ti fanno proprio sentire un'appartenenza di un genere, no? Ed è molto molto bella. E forse questa cosa la sento ancora più forte dal momento in cui sono subentrati anche i classic, quindi di prendere i film del passato e renderli comunque sia ciclici con le uscite. E io lì, ad esempio, come diciamo acquirente e come appassionato da sempre, aver visto questo trattamento fantastico, minuzioso, su film del passato è stata secondo me una cosa bellissima, e che ho notato che anche chi mi segue, chi segue appunto anche il mitico Gonz, che pente sono, sento proprio questa volontà e appartenenza forte di sentire con tutto se stesso proprio il bello di quello che è, di quello che è stato, ma che può essere ancora rivelato in maniera ancora più bella grazie a queste edizioni. Questo per me è un fondamentale. Ti dico, il percorso dei classici è un percorso arduo, molto difficile, e soprattutto non scordiamoci da dove veniamo, nel senso che noi siamo un'azienda, noi siamo la filiale italiana di un'azienda tedesca che adesso è stata acquisita da un fondo scandinavo, quindi comunque diciamo che la qualità e l'attenzione del lavoro e del fare le cose secondo regole ben precise è uno dei must assoluti. Quindi in percorsi di acquisizione, come possono essere i diritti e la realizzazione di edizioni, il rispetto di tutti i vincoli contrattuali, se sono già piuttosto complicati per i titoli midnight normali, che passano, essendo più nuovi, più diciamo appunto freschi come titoli, hanno un iter che parte dall'acquisizione, la firma dei contratti, i pagamenti di quelli che sono gli accordi, la realizzazione del progetto grafico in collaborazione appunto con Mattias. Stiamo provando a farlo tornare. Per l'idea grafica che appunto va poi approvata ovviamente dagli aventi diritto, cioè non è che tutto quello che Mattias disegna io gli dico Matt, ottimo lavoro, andiamo a stampare. C'è un processo di approvazione che passa attraverso gli aventi diritto. Ci sono gli studi cosiddetti di authoring italiani, che sono coloro che realizzano poi i menu di navigazione, gli encoding dei film, la realizzazione di tutte quelle che è proprio l'edizione fisica, e poi c'è la parte di commercializzazione, quindi cioè io sono seduto io qui oggi a parlare con voi, ma io sono solo una piccolissima parte del processo, ecco, cioè per dirvi che dietro ogni singola uscita ci sono persone che lavorano con una passione, una dedizione, e veramente è questo che ti fa andare avanti ogni giorno, è veramente una battaglia in trincea, come diciamo noi, H24, senza festività, senza weekend, senza niente, perché le emergenze possono venire fuori in qualsiasi momento. Infatti, parlando dei classici, mi fa sempre sorridere uno dei ricordi più belli adesso che è passato, nel senso che il primo progetto che abbiamo seguito come classic, lo ricorderete, l'Armata delle Tenebre. E già quando si ventilava l'Armata delle Tenebre, è uno dei miei film preferiti in assoluto proprio, e quindi quando si è sentita la voce di guarda che forse siamo in corsa per acquisire i diritti dell'Armata delle Tenebre, cioè, ho detto ragazzi, si è aperto un mondo. Quello è stato il giorno in cui veramente ho detto e qui forse non giochiamo più per la salvezza, cominciamo a giocare per l'Europa League, ma non, e non dico per la Champions, perché l'Armata delle Tenebre per me è già la Champions. E quindi quando sono arrivate la conferma che i diritti erano stati acquisiti, l'incredulità di parlare direttamente con Tom Sullivan in persona per poter avere le tavole del Necronomicon. E quindi già questo, ragazzi, è stato uno di quei momenti che non si dimenticano mai. Ah sì, dobbiamo richiedere le tavole. Ah sì, vediamo il contratto, qual è il contatto, tipo Tom.Sullivan. Beh, sarà un omonimo ovviamente, cioè. E invece era proprio lui. Cioè, Tom un personaggio clamoroso, se gli devo fare proprio un unico piccolissimo appunto, è che per lui la tecnologia è abbastanza una cosa sconosciuta.
per cui noi dovevamo chiudere l'edizione dell'Armata delle Tenebre. Forse prima devi accettare Mattias, Alessio. Vediamo. È accettato Mattias, io lo vedo attraverso... Perdonami Ale se ti interrompo. Ma figurati no, di farlo riemergere da... No, lui è accettato, sta già incluso all'interno. Scusate se per purtroppo i problemi tecnici, ragazzi, ma no. Io la chat privata. Se poi... È sempre lo stesso, quindi scusate poi, un attimo. Cioè, con Mattias abbiamo milioni e milioni di aneddoti fantastici, certo. Perché comunque 7 anni fianco a fianco tutti i giorni è un momento sempre meraviglioso. Ti faccio una domanda, magari nel frattempo se Alessio cerca sì, tanto, in qualche modo di riassumare Mattias, ti volevo chiedere, e ne approfitto un po' per fare una domanda, ma anche spiegare un po' qual è il vostro approccio con i fan. A parte il fatto che forse neanche vi aspettavate un giorno di avere dei fan, no? Nel senso, quando è iniziato il progetto. Ma neanche adesso, Gond, cioè, nel senso, per me questo momento è assolutamente surreale, cioè non stava venendo veramente. Cioè. Ma infatti, però è la conferma di un successo. Infatti la prima domanda era se vi aspettavate questo successo, e poi voglio che tu dia una risposta. Io lo dico sempre, però voglio che lo sentano da qualcuno che lavora in Midnight e che lavora proprio su queste cose qua. Dico sempre che per avere un'edizione basta farsi sentire tramite i social accorciano queste distanze che una volta c'erano tra le società, i personaggi famosi e il pubblico. Oggi il pubblico può scrivere a Midnight. E quindi se volete delle edizioni sappiate che Midnight ascolta i propri fan, al punto tale che quando ci fu lo showcase un paio di anni fa, dove io svelai grazie a Midnight tutte le uscite che ora stanno arrivando, conobbi anche dei fan che dei fan che Midnight Factory invitò allo showcase, dei fan delle edizioni, tra cui anche Marco Cage, che ho conosciuto proprio a quell'evento lì, e che poi mi venne anche a prendere a Bologna, perché sa che io sono un po' impedito, e quindi questo per raccontare non solo il successo di questa cosa, ma anche il fatto che si è creata quasi una community, per cui io ho fatto amicizia anche con Ale, con Mattias. Mattias è un grande amico mio e di Non Aprite Questo Vlog, e così via, e anche Marco Cage so che siete amici, assolutamente, e siete amici perché il lavoro che fai ti ha fatto conoscere un mondo che è quello dei collezionisti. Saluto Marco Cage, che è sicuramente qua in live. Grande Cage, lo saluto. Sì, sì, è live. Infatti, prima ti faccio la risposta, ti do la parte di risposta fredda commerciale che riguarda la tua prima domanda. Se vi aspettavate successo, allora nessuna azienda lavora per ricevere le rose dai balconi, no? Cioè, come si dire, cioè, tutti quanti si punta a un ritorno dell'investimento. Come ti dicevo prima. Si scinde un po', le due sfere vanno scisse. Ovviamente se tu hai a disposizione persone appassionate, perché principalmente Stefano, mio capo, mi ha voluto, tra l'altro preferendomi anche a una modella ucraina, quindi se oggi potevate essere a parlare con una modella ucraina che era in finale con me per il ruolo di DPM, e quindi ringrazio Stefano per avermi scelto, ma in realtà cioè, se hai gente appassionata hai sicuramente una buona base di partenza. La gente appassionata non ti deve però arrivare a quel discorso che facevamo prima di influenzare le scelte, perché comunque tu devi avere sempre una base di valutazione, per cui se una cosa non mi piace non è detto che non possa vendere, quindi tu ti devi in realtà fare un passo indietro, guardare il prodotto per quello che è il suo oggettivo potenziale e sfruttarlo nei migliori dei modi. Quindi successo è sempre una parola grossa, Gonz, perché comunque successo è impegnativo da dire. Sicuramente quello che ci piace è un riconoscimento dello sforzo, questo è l'obiettivo principale, cioè sapere che quello che avete tra le mani è un prodotto su cui abbiamo lavorato con tutta la nostra passione e al meglio che potevamo. Mi aggancio a questo discorso per dire passione, quindi passione anche rivolta ai fan che ci hanno seguito veramente in maniera super assidua, ed è stata una bellissima occasione per conoscere
tante persone con cui siamo legati, perché quello che dici tu è giusto, lo showcase di 2 anni fa, quando ancora si viveva in una società normale, c'era, speriamo di tornarci tra poco, e c'era un, al di là del fatto che fosse una delle giornate più calde della nostra vita, quando ti ricordi ci sono stati tipo 82 gradi, una roba... Mazza pochi! Una roba illegale, ma è, cioè, una delle giornate più calde della vita, però avevamo fatto sì una selezione dei nostri clienti più affezionati, proprio perché, come diceva prima il Gonz, i social hanno accorciato le distanze. Non dimentichiamo che ci sono persone dedicate esclusivamente in azienda a questa cosa, perché i social sì, ti fanno emergere l'immagine aziendale, ma vanno alimentati, devi rispondere alle persone, certo. Comunque ci sono n.000 contatti, per cui una persona ti sceglie anche in base al servizio che gli offri. Io non è che... Miracolo! Mamma mia! Scusate, ma io mentre cerco di intervistarti sono anche lì che cerco di tirare fuori... multitasking? Lui è come essere in un incubo di night con i tuoi amici che cercano di... Eccoci! Ragazzi, ma mi sono perso qualche cosa. Beh, stavamo aspettando che arrivassi. Ma io vi chiedo un piccolissimo piacere. Possiamo ricominciare da capo? Ok. Riappoggiamo la foto della mamma Midnight Gonza, riattacchiamo da lì. Allora, non me la ricordo, adesso la dirò tutta sbagliata. No, vabbè, a parte di scherzo. No, scherzo. Grande Ale che ha tenuto botta fino adesso. Grazie. No, anzi, io provo a sistemare in tempo reale perché cerco di capire che è successo. È che avevo bloccata la gamma a Mattias, è come se l'avevo bloccata, non potevo manco accedere io per fargli indicare che poteva farla partire. Perché mi sembra già un'ottima sceneggiatura per un film. Vero. Comunque, a parte che adesso i film così, dove sono tutti in webcam e non succede nient'altro, e ne usciranno 3 miliardi. Sì, volevo ormai far finire ad Alessandro il discorso, la risposta più lato umano. Sì. E poi, sì. Poi andiamo su Mattias, perché poverino. Assolutamente. È lì e che vuole le botte di crude. Tu hai citato il Cage, che è sicuramente uno dei personaggi più istrionici della community, è veramente... Cioè... un grande personaggio e rappresenta molto bene, cioè, penso a lui, penso a Nello, penso a Luca, penso a Davide, cioè tutte persone che hanno una passione viscerale per l'horror, ma sempre con quello profile che io adoro, cioè nel senso, ve la ricordate la straordinaria umiltà di Arrigo Sacchi, no? Una roba così, cioè secondo me devi essere, quando tratti determinate cose, una passione deve essere comunque sempre mediata dal fatto che vale la pena discutere, infervorarsi tutto quanto, ma non vendiamo vaccini salvavita, per cui c'è, cioè, un sano campanilismo funziona, certo. fino non deve essere ossessivo ma passionale, bravissimo. Giusto, anche un po' dissacranti, dai, anche un po' dissacranti, sì, certo. Ma se non hai ironia e autoironia, soprattutto in questo mondo, sei spacciato. È no, vero, verissimo. Ma da lì nasce anche la mia battaglia contro i congiuriani, certo, nel senso che esatto, non c'è nulla, anzi voglio dire una cosa che c'entra molto col mondo dell'home video e dei grandi player, che siano aziende o che siano film, quando portano tantissima visibilità a un genere, poi ne giovano anche le piccole realtà. Penso a Midnight, secondo me ha fatto bene anche a piccole realtà che, per diciamo educazione non cito, però le conosciamo, che possono ritagliarsi una piccola fetta di pubblico, perché Midnight e anche altre grosse società stanno puntando sull'horror, quindi in realtà non bisogna essere competitivi in modo negativo, perché un grosso film come The Conjuring fa sì che girino più soldi anche per il cinema indipendente horror, per i film più piccoli, e lo stesso vale per le società come Midnight, che pubblicando tanti horror fanno rinascere un po' l'entusiasmo per il genere horror, e quindi anche i piccoli distributori di film e anche proprio quelli, io conosco anche ragazzi che mettono lì qualche migliaia di euro di tasca loro e provano a produrre un film, quindi è una cosa bella. Poi io dico sempre, ognuno di noi è figlio dei propri tempi, quindi anche gli horror che vengono lanciati sono figli della realtà sociale, del momento in cui viviamo, cioè io e Mattias siamo coscritti, siamo del 77, siamo la famosa X generation, no? Per cui sì, io tutti quanti, mi sa qua facciamo tutti più o meno tutti X, tutti X.
Quindi alla fine, cioè, noi che cosa abbiamo avuto di grandissima fortuna? Di vivere da ragazzini la Golden Age degli anni 80, no? Vero. Per cui alla fine, cioè, io il mio primo film che ho visto al cinema è stato E.T. Ho visto che avevo neanche 10 anni, i Goonies, Indiana Jones, Ritorno al futuro, Salto nel buio, cioè, quindi, cioè, ragazzi, quello su di noi ha avuto un effetto wow che probabilmente non può più, cioè, alcune ere sono irripetibili, cioè, quello è stato un periodo per il cinema che probabilmente su chi ha toccato le corde ne ha generato un profitto, nel senso che quando ti innamori di quello che vedi sul grande schermo, soprattutto quando sei ancora nel momento in cui devi essere plasmato il tuo essere, poi alla fine vai, cioè, non dico che vivi di rendita, però quando hai visto quelle cose lì ti scatta dentro qualcosa che poi ti fa da bagaglio culturale, che appena cioè, vedi Stranger Things tutti dicono mio Dio, Stranger Things, che capolavoro. Vabbè, e poi sai benissimo quelle biciclettine da dove arrivano, no? Cioè, certo, quindi... anche perché noi c'eravamo con le BMX in quel periodo, e te lo ricordi? Esatto. E io pure, infatti ne parlo spesso anche con gli altri in chat, cioè tutti magari giustamente le nuove leve esaltano quello che è un movimento del periodo, pur non avendolo vissuto, perché viene esaltato, in quanto poi vengono presi più che altro, come possiamo dire, alcune peculiarità effettivamente, no? Che poi sono quelli che hanno poi fatto sì che gli anni 80 emergessero ancora di più e comunque hanno dato quel valore. Però un conto è acquisirli, no? Come, fa un po' vedere qual è il bagaglio del passato, è un conto viverli. Cioè, noi eravamo i ragazzini che in quegli anni facciamo quelle cose. Sì, io sono ancora un ragazzino. Pure io. Infatti, però comunque volevo, però, giusto perché volevo chiedere a Mattias... così almeno che magari tanti stanno, perché lui è la vera star comunque, come è stato il suo inizio in media, anche se io e lui in realtà abbiamo già parlato miliardi di volte, poi abbiamo fatto una live, però anche raccontare la sua, visto che Ale è partito proprio dagli inizi, no? Alessandro Bonetti, quindi anche tu come è stato il tuo inizio in Midnight, il primo progetto, i primi progetti? Beh, noi ci siamo conosciuti lì, Ale, se non erro, giusto? Assolutamente, la conoscenza di persona mia e di Mattias è datato 13 ottobre 2014, prima riunione di Midnight Factory. Porca miseria. Vai, dimmi come, Mattias, dimmi com'era, senza dire cose che non si possono dire, però insomma... Guarda, era un ragazzo veramente bello. Questo è giurato. Ero. Mi ha fatto subito un'ottima impressione. No, è stata una riunione meravigliosa perché sentivi nell'aria che stava nascendo qualcosa che ci entusiasmava e non sapevamo se sarebbe esplosa in qualcosa di fantastico come effettivamente è stato, però le premesse ci stavano gasando veramente, quindi avevamo questa aria frizzante, questa voglia di comunque di metterci tutto. Ci hanno dato i mezzi e l'azienda è stata determinata a sostenere questa idea che alla fine è risultata vincente, e noi siamo molto contenti. Si può dire che avete avuto molta fiducia da parte dei piani alti su questo progetto? Come ti dicevo prima, assolutamente sì, cioè, l'azienda aveva già fatto una pre-riunione, diciamo, di decisionale nei mesi addirittura precedenti all'ingresso mio, alla collaborazione con Mattias sulla cosa, quindi ci è stato affidato un embrione e hanno detto vediamo cosa riuscite a fare, e ovviamente non è mai mancato il supporto, la supervisione, anche perché, come vi dicevo prima, noi siamo qua seduti a parlarne, ma un processo come quello di creare, alla fine guardavo l'altro, cioè che non facciamo più neanche i conti, commetto, una volta dicevamo ne abbiamo fatti 30, siamo a 50, adesso lo guardavo sullo scaffale, secondo me abbiamo superato tipo le 100 uscite normali e le 25 dei classici, quindi comunque il numero di progetti è diventato super, super importante, e questo vuol dire che il percorso di ormai appunto quasi 7 anni, quando riesce a essere continuativo, significa che comunque una cosa sta funzionando. C'è chi c'è proprio cresciuto con Midnight, quindi ora non potete più sottrarvi. Ah, sì, dovete... è vero. Anzi, vabbè, scusate, se poi dopo ti lascio no. La domanda. Proprio per questo passo a una domanda scomoda.
però mi sembra giusto parlarne visto quello che è successo. La pandemia Covid-19 ha cambiato i piani di tutti, no? Voi come l'avete presa? Che cosa? Io mi immagino, da quello che vedo io, un po' avete frenato con le uscite, come tutti, però insomma volevo sapere un po' la vostra visione, se non vedete, adesso mi sembra che il mondo forse sta per ripartire, sento una strana energia, speriamo, voi come la state vivendo questa cosa? A livello Midnight, la frenata ti riferisci ovviamente ai classici come uscite? Perché le uscite normali, no, normali sono rimaste, sì, no, sì, più classiche. I classici hanno subito una frenata, ma è una frenata voluta, non posso dire di più, ma fra un po' ne riparleremo e capirete. Nulla è fatto per caso. Ci sono sorprese, dai. Meno male che ci sono sorprese. Nulla è fatto per caso. Sicuramente quello che hai detto però è vero, cioè al di là delle strategie aziendali, la trasformazione del business dell'home video ha subito comunque un... E tra l'altro Midnight, scusa se ti interrompo, era anche, aveva una parte cinema, cioè insomma qualche film horror al cinema anche importante lo portava, purtroppo è stata una... cioè per me è stato un dispiacere da fan della Midnight comunque avere anche l'interruzione totale di quella cosa lì. Considera che l'anno scorso con l'uscita di Gretel e Hansel però abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché per i tempi che sono stati possibili portare qualcosa al cinema è stato sicuramente un risultato importante, anche perché abbiamo avuto il coraggio di portare un horror appena riaperti i cinema. Certo. È stato il primo horror e io ricordo con grande emozione, perché è stato anche il film con cui sono tornato io al cinema anch'io, e vedere un film così bello esteticamente su grande schermo ci ha dato ulteriore carica. Però giustamente, come dicevi tu, la pandemia ha cambiato il modello di business, perché ovvio, allora, da un lato paradossalmente lo sfruttamento, quindi la visione di film, è aumentata, cioè non possiamo negare che il fatto di stare chiusi in casa, io personalmente mi sono tolto lo sfizio in lockdown di vedere delle serie da tipo How I Met Your Mother, che erano 8 miliardi di puntate, l'avevo sempre lasciata indietro, in pandemia l'ho recuperata. È cambiato ovviamente lo sfruttamento, non possiamo negare che uno spostamento sul digitale, sulle piattaforme, non sia avvenuto, anche perché essendo i negozi fisici chiusi, l'allocazione del prodotto non poteva che avvenire se no con degli acquisti sull'online o percorsi del genere. Diciamo che si è andato a sposare bene anche il progetto del canale in questo senso. Il canale horror di Midnight è sicuramente un segnale di non dico trasformazione. Provatelo, è gratis. Quant'è? 7 giorni o 15 giorni gratis? Beh, ma in ogni caso vale la pena. Cioè, vale la pena, vale ma poi... la pena. Beh, vale la pena, vale perché sottotitoli importanti, sono titoli che comunque sono di spicco e arrivano, e comunque nel mondo dell'horror è giusto averli a disposizione anche in chiave digitale, perché palinsesto è importante averlo ovunque. Io alcuni non li apro, quindi meglio avere il canale. No, esatto. Il Cage è famoso per avermi fatto questa domanda in cui, ma non è che con questo segnale smettete di fare il fisico? Il digitale è sempre l'alternativa al fisico. Diciamo che gente... sono complementari, perché comunque un collezionista mi immagino che magari una novità che magari esce prima sul canale, poi dopo qualche mese esce in fisico, se lo guarda e dà anche a noi dei feedback, perché giusto. Ovviamente se tutti quanti dicono Dio mio, ma dove avete pescato sta ciofeca, cioè magari ci pensiamo un attimo in più anche noi. Se vediamo che un titolo sta andando molto bene, come spesso succede con Matt, gli dico antenne dritte su questo, perché è piaciuto molto, e quindi anche sull'edizione un video dobbiamo pestare forte. Assolutamente. Anche come gusti siamo abbastanza allineati, Ale, noi, quindi... Cioè, se non... io credo che veramente, cioè, non per parlare bene di Matt, ma credo che in 7 anni di lavoro insieme non abbiamo mai avuto neanche mezzo attimo di tensione in cui dicevamo, sai che c'è, vai, mai. No, solo quando me ne rifilavi 7-8 per volta. Sì, però li mettevi mute, non ti sentivo quello che dicevi. Ah, in realtà.
A proposito di gusti, no? Una domanda che mi ho sempre dovuto fare, anche perché sono quelle classiche domande che mi fa la chat, anche in previsione di, appunto, di questa live. Ma ho sempre fatto una domanda molto mirata, ed è questa: cos'è che vi ha spinto a realizzare il cofanetto di Trolls? Questa è la domanda che mi hanno fatto tanti, perché per molti Trolls è uno Una dei punti, trashata. esatto, è uno dei punti massimi del trash, no? Che però nel suo modo di essere ha il suo fascino, perché anch'io ho sempre detto, nel suo modo di essere è un titolo che è affascinante anche come concetto, al di là di tutto il budget del film in sé, ok? Ma c'è qualcosa che va condizionato proprio nella ricerca e nella voglia di realizzare quel cofanetto rispetto magari a un altro film che magari era forse più di spicco e forse sarebbe interessato di più alla massa? Sì, per far discutere, Ale. No, in realtà è perché come parlavamo prima, quando parlavamo offline, che tu mi parlavi di Sentinel che ti è piaciuto molto, Vabbè, assolutamente, è fantastico. cioè, e così come vi parlavo prima dei vari sottogeneri, i classici hanno affrontato più o meno lo stesso iter, nel senso che non aveva, cioè, certo, arrivare ad Halloween, arrivare a Grosso Guaio a Chinatown, arrivare alla Mosca, sono state tutte delle grandissime acquisizioni, però dall'altro lato per dare proprio un taglio anche di perla, vuoi mettere trash, perla dimenticata, così ho detto per scherzo per far discutere, ma in realtà non siamo neanche troppo lontani dal vero, cioè Trolls era talmente brutto da essere diventato, di aver fatto il giro completo ed essere diventato un cult. È Per cui, come vero. ben sapete, ci sono i festival per cui in America ogni anno si trovano a onorare questo che è il film più brutto di sempre. E quindi abbiamo detto, proprio per quella questione anche di ironia, autoironia che si parlava prima, perché no? E comunque, ragazzi, Troll, cioè, grandissimo risultato commerciale, quindi Assolutamente. sorrido, sorrido, Ma infatti quindi. quella penso io considerai quando uscì il Community Trolls. Nonostante io ero uno di quelli che ho sempre visto un po', cioè ovviamente conosciutissimo, però con distanza, appena ho visto, l'ho preso il giorno stesso del lancio, proprio perché, vabbè, il cofanetto iper affascinante, ok, e poi perché ho detto, oh, finalmente comunque si valorizza anche qualcosa che forse non sarebbe mai stato valorizzato dagli altri, ed è bella questa cosa. Io una cosa che apprezzo è proprio questo, questa voglia di anche far rinascere cose che sono state un po' dimenticate. Sai quanti titoli spesso, parlando, mi chiedono, ah, ma come mai i film come, ecco, come L'ascensore di Dick Mas non si vede in supporto? Ne potrei citare tantissimi. E infatti sono quei famosi punti interrogativi. Infatti, anche quando, appunto, prima abbiamo citato anche The Sentinel, io sono felicissimo perché, per quanto sia oggigiorno, possiamo identificarlo come un film di nicchia, perché comunque in pochi lo Certo. ricordano veramente, in realtà è un cult inossidabile nel firmamento dell'horror che fu. Quindi vederlo trasposto in questa maniera, con questa cura, ho detto che bello, e finalmente è questo quello che deve fare innalzare l'asticella sia dei collezionisti che degli amanti del genere. E per quanto mi riguarda, io rimango felicissimo quando a sorpresa leggo questi titoli. Ma questo vale anche per Phantasm di Don Coscarelli, che per me è stata un'altra perla, perché comunque anche Phantasm, nonostante non tutti amino tutti i capitoli, però comunque vederli tutti insieme è pur sempre una magia, insomma, ecco. L'avevamo preparata questa, Lo giuro. vedi? Ma quello fa. Anzi, tra Vedi? l'altro, mi date un gancio clamoroso per un omaggio all'artista di questa copertina. Me lo permetterà Matt? Era una delle domande che ti volevo Me fare. lo E quindi permetterà casca a Matt? pennello. Vedi il Grande. disegnino? E da un mese più o meno ci ha lasciato Enzo. È È stato vero. non ci sono parole, veramente una leggenda. Non ci sono altri modi Assolutamente. per. E soprattutto una leggenda che io colloco in quello che dicevamo prima. Ironia, autoironia al massimo, un professionista, veramente, non ci sono parole, che ti trattava sempre come se fossi il suo Che nipote, bello. perché, e soprattutto con una passione per l'arte che Un non finiva talento. mai, non finiva mai, un talento smisurato. E poi soprattutto ogni tanto, poi quando purtroppo è successo che sia stata confermata la notizia della sua scomparsa, sono andato un po' a riprendermi i WhatsApp che ci mandavamo, le mail, e lui comunque era sempre un ragazzino super entusiasta di Che qualsiasi bello. cosa, perché ogni volta che faceva un bozzetto
mandava avere sempre prima la matita per approvazione, poi dopo faceva la colorazione. Già questa è un'altra cosa, mi faceva impazzire vedere un artista così. E tutte le volte mi diceva sempre: Alessandro, il capolavoro è finito, è il disegno più bello che abbia mai fatto, me lo diceva ogni volta. Matt, ti ricordi, ogni volta che ci mandava i definitivi, è il disegno, è il prodotto più bello che io abbia mai fatto. Ma lo diceva, cioè, con quella proprio leggerezza che non potevi non amarlo, no? E poi ci guardavamo da matti, perché era un po' nei nostri anni, perché vedere comunque le sue locandine ti veniva subito in mente. Sì. La locandina disegnata dell'Armata delle Tenebre. Esatto, bellissimo. Questa è la sua ultima opera che ha disegnato per noi, la Stephen King Collection, che è uscita a dicembre del 2020. Bellissima. Però poi ha fatto degli altri capolavori, vabbè, La Mosca ovviamente uno di quelli più belli, poi ha fatto Il Ritorno dei Morti Viventi. No, fantastico, cioè, fantastico. Una più bella dell'altra. Poi aveva disegnato anche una copertina per Halloween che purtroppo non è passata dalle alte sfere americane, che quindi, diciamo, quello è il suo ultimo lascito. Abbiamo questo meraviglioso poster con la copertina che ha disegnato, con la sua dedica a Midnight Factory, con affetto in Sciotti, che quella rimarrà sempre ovviamente nel nostro cuore. E anche penso di parlare anche a nome di Mattias, quando hai a che fare con dei personaggi di questa caratura. Se di solito dai il 200 su questi progetti, dai il 10.000, perché... Ma certo, anche perché ricevi una sua tavola e tanto bello, ti metti così in preghiera, la prendi e la impagini e la inserisci dentro nel progetto grafico. Assolutamente. E pure ancora ho tanti seguiosi. No, ma considera, io pure ancora in salotto ho molte locandine originali in prima stampa, delle sue incorniciate rigorosamente, perché per me sono proprio, perché io ho sempre pensato che la locandina era una forma d'arte parallela a quello che poi è il film, e Enzo come rappresentava tutto con quella sua perfezione, era proprio su un livello superiore. Quindi ogni volta che vedi la locandina, anche ovviamente quando da ragazzini andavamo al cinema, vediamo quelle locandine appunto nell'entrata del cinema, era magia già da quello, e lui catalizzava tutta quella potere della pellicola che poi ti trasmetteva entrando in sala, quindi tutto parte da lì. E infatti anch'io, cioè la sua perdita, secondo me, è stata una delle cose più pesanti per tutti quelli che hanno amato sia l'arte grafica che ovviamente rapportare a quella che è scenografica. Infatti pazzesco anche, tra l'altro, così. Ho un aneddoto sulle locandine, perché Mattias qualche tempo fa mi ha detto: ma io a volte non vedo il film, faccio la locandina. E c'è anche Sciotti stesso, esatto, c'è un aneddoto di Sciotti che dice appunto: no, ma io non vedo il film, anzi mi sono più ispirato se ho due o tre input e vado. Al punto tale che mi ha fatto specie, intanto, che appunto sia Mattias che fanno lo stesso mestiere, tante volte non guardano il film. E anche Sciotti diceva: io non lo guardo e faccio la locandina. Addirittura alcuni film, in questo aneddoto che ho visto un video, diceva: alcuni produttori americani mi hanno chiamato perché il film con la copertina fatta da me ha venduto in un paese tantissimo, mentre con un'altra copertina no. Quindi è una strana magia quella della copertina, anche se poi, cioè, si pensa sempre che si voglia esprimere quello che c'è nel film, ma poi in realtà è qualcosa di ancora più magico e astratto. Sì, no? è un estro parallelo quasi, perché poi si pensa da alcuni input nasce un qualcosa che poi magari poi affine anche al film stesso, però è più bello perché dimostra che l'estro emerge, no? È pazzesco. Poi Mattia sarà contento di non vedere i film magari con un trademark sopra, in soluzioni bruttissime. Non lo vedeva, faceva la sua bella copertina, mi diceva, e poi se lo godeva in buona qualità. Ragazzi, per alcuni lavori mi sono dovuto vedere invece i film con trademark e soffrivo, piangevo quasi per La Casa delle Bambole. Che è molto bello. Molto. E ci sono o David Scandi addirittura in fase di progetto e lavorazione, cioè doverli vedere con i trademark, con bianco e nero, è comunque un colpo al cuore. Alla fine dici: vabbè, forse era meglio che me lo inventavo. Ma tu dici: ma io che faccio l'edizione lo devo vedere peggio di tutti. Ma no, è così.
è un lavoro di sacrificio. Sì, perché poi magari non te lo vai a riprendere. A volte è meglio così. Molte volte, tornando al discorso commerciale, c'è anche fatto gioco. Io mi ricordo, Matt, non so se ti ricordi, Scare Campaign, che è comunque un piccolo horror australiano. Nessuno di noi due l'aveva visto, no? Però abbiamo visto, cioè, gli elementi grafici che avevamo a disposizione, e Matt fa: io quasi quasi qua mi gioco una copertina piramidale in cui combiniamo un po' gli elementi grafici, perché comunque ovviamente molte volte i titoli escono magari dopo ai mercati internazionali, quindi vedi cosa hanno anche fatto gli altri per darti fonte di ispirazione. Però su Scare Campaign veramente non avevamo niente che ci soddisfacesse, quindi Matt fa: io adesso faccio una prova con gli elementi grafici. Solito brief in cui mettiamo giù le linee guida, mi manda questa copertina che, come vi raccontavo prima che entrasse Matt, mandiamo sempre in approvazione ovviamente ai produttori, gli aventi diritto, per avere il via libera. E ci ha risposto il regista in persona dicendo: ma questa è la più bella copertina che sia mai stata fatta. È successo questo... anche con Refn, voglio rappresenta proprio lo spirito. Con quale? Con Neon Demon mi sembra che sia successo anche con Refn, no? Sia la steelbook che la copertina normale, ed è successo anche con Revenge, perché come vi raccontavo prima si lavora magari volte anche a 4 mani, 6 mani, 8 mani. Su Revenge mi avevano supportato le mie colleghe Elena e Pia, che hanno dato il tocco femminile al film, e quindi la copertina è quella che abbiamo proposto noi, con il contrasto, lei ancora Lolita e invece Revenge Girl, contrapposte, messe una sopra e una sotto, sì. Era una cosa che non aveva ancora tentato nessuno, e ce l'hanno approvata subito ed è stata apprezzatissima. Quindi diciamo che molte volte l'effetto grafico è una combinazione. Prima, effettivamente, quando hai detto di Coscarelli, pensare che l'edizione di Phantasm è stata disegnata da Shot e l'approvazione è stata direttamente di Coscarelli, grande, consegna anche quell'edizione in un bel segmento. Tra l'altro ricordo, a proposito di Sciotti, proprio giusto oggi stavo sistemando delle cose e ho tirato fuori, ma le coincidenze proprio nel giorno della live, apro questo vecchissimo quaderno e ho trovato la locandina dell'Armata delle Tenebre di Enzo Sciotti. Bello. E me l'ero fatta regalare, la volevo a tutti i costi, sono andato a elemosinarla al cinema e me l'ero fatta regalare, ma avrò avuto, non so, 12 anni. E mi piacciono da matti queste connessioni con il futuro, poi era una premonizione probabilmente. Mentre prima eri off, stavo raccontando delle tavole di Tom Sullivan, di quando abbiamo passato quella via il giorno di Santo Stefano, perché raccontavo che non abbiamo feste, weekend, perché l'emergenza è sempre dietro l'angolo, e vi raccontavo di Tom Sullivan, che ha tantissimi pregi, ma il difetto che tecnologicamente è praticamente zero. Quindi quando ci ha dovuto mandare le tavole del Necronomicon, ti ricordi, Matt? Okay. Ci ha mandato tipo 30 mail, con ogni mail un allegato, con l'immagine piena, non compressa, né link with transfer né niente. Quindi abbiamo ricevuto tipo 25-30 mail da 100 mega l'una, che fortunatamente la mail aziendale era aperta, per non aveva la limitazione di allegato, e quindi noi abbiamo passato il giorno di Santo Stefano allegramente a passarci le tavole di Tom Sullivan a ricostruire mettono un'allegria infinita. Sì, cioè, perché comunque le scadenze prevedevano che andasse chiuso entro una certa data, no? E quindi questi sono i momenti in cui io dico, ci facciamo due risate, però poi affronti anche una difficoltà lavorativa meglio se comunque lavori con persone che hanno la tua stessa passione, sono disposti a sacrificarsi. Bene. E quant'altro, e quindi è sicuramente un valore aggiunto. Assolutamente. Io voglio rendere un po' più piccante la cosa. Oddio. Intanto vorrei dire questo: se riusciamo alla fine, visto che appunto siamo un po' distratti dalle nostre chiacchiere, a leggere qualche domanda della chat, magari poi rispondiamo in modo molto veloce a qualche domanda. Possiamo vedere anche noi adesso. Poi volevo chiederti il rapporto che avete intanto con i recensori e il mondo proprio dei feedback che arrivano dai social, no? Io faccio intanto ci tengo a specificare e a chiarire un po' di cose, perché poi sono argomenti che mi toccano. Intanto ci tengo a dire che Midnight Factory si è sempre rivelata una società molto seria, non mi ha mai fatto pressioni di nessun genere, e quando recensisco un film mi sento sempre molto libero, e questa è una cosa
molto bella, che tra l'altro è così in dappertutto, cioè nel senso è quello che forse gli utenti finali non sanno è che c'è un mondo professionale che, esatto, che ragiona così, quindi non sfattiamo un po' il mito del riceve i film per la recensione allora ne parla bene, perché ho parlato cioè non male, perché non è il mio stile, però ho criticato alcuni film. La stessa Midnight, parlando con me tramite te o anche altri, è ben consapevole che alcuni film sono più di qualità e altri sono meno di qualità. Ma penso sia una norma. Quindi io ti chiedo, al di là di aver fatto chiarezza su questo, e che sono libero di poter dire che un film mi è piaciuto meno e uno di più, come sfruttate tutto quello che questo feedback che c'è oggi, che può essere una critica costruttiva, ma anche un feedback anche un po' brutto che può arrivare dai social? Voi guardate tutto, so che appunto monitorate, sembra brutto monitorate, però insomma guardate le cose che dicono le persone. Finisco, sono un po' lungo io. Tra l'altro, quando ho conosciuto Mattias, la cosa che mi ha proprio colpito è che lui, che fa questi prodotti insieme a te e ad altri, mi parlava dei miei video dove recensivo il film e il prodotto, sapendo cose che ci sono dopo 20 minuti di video. Quindi io mi sono un po' emozionato, ho detto, cazzo, allora qualcuno li vede fino in fondo, ed è proprio chi li fa. E quindi c'è molto interesse da parte vostra, secondo me, nel feedback sia, vabbè, dei recensori, ma anche degli utenti stessi. Quello che hai detto prima, cioè sintetizzare tutto con i social, adesso chiunque può dire qualsiasi cosa, è assolutamente vero. Quindi, cioè, esistono dei professionisti, quindi i nostri social media manager, le persone che prendono i feedback e li valutano per quello che sono, giustamente. Cioè, il livello di comunicazione è ovviamente imprescindibile nel momento in cui tu fai come dicevamo all'inizio, un cappello sotto cui metti tantissime cose differenti tra loro, perché appunto si va dall'horror demenziale al super classico, al film d'autore. Sei anche tu che raccogli sotto di te diversi pareri. Io dico sempre, non esiste un parere, cioè un film bello, un film brutto a livello assoluto. Cioè, siamo esseri umani con i nostri gusti, quindi qualsiasi capolavoro della critica può non piacere a una persona, così come un film bruttissimo come Troll può diventare un cult. Quindi, esatto, cioè, l'importante è approcciarsi sempre con l'umiltà di avere sempre da imparare, perché cioè, intorno a noi siamo pieni di persone che ne sanno sicuramente molto più di noi, e magari ci sono altre persone che comunque hanno un'estrazione diversa dalla nostra, un punto di vista differente, quindi non bisogna mai sottovalutare il punto di nessuno, anche perché un cliente soddisfatto, un cliente insoddisfatto fa molto più rumore di 1000 clienti soddisfatti. È vero. Quindi è lì il grado di attenzione. Il grado di attenzione sta nel valutare i campanelli di allarme. Un campanello d'allarme innegabile l'abbiamo visto sul cambio di edizione, di formato, per esempio quando abbiamo fatto alcuni classici con edizione differente, che per esempio un Reanimator, che comunque ci è costato dal punto di vista di acquisizione, gestione dei materiali, authoring, sottotitoli, Brian Yuzna, cioè, ma ragazzi, cioè Brian Yuzna è diventato un fan di Midnight, cioè, perché? Perché comunque si è instaurato con lui un rapporto clamoroso in cui ha capito che parlava a persone con la stessa lingua, no? Il problema è che però ovviamente il volume di costi che c'è dietro a una cosa del genere è clamoroso, cioè noi ci abbiamo messo veramente l'anima, cioè anche con Matt abbiamo fatto 1000 accorgimenti grafici, 1000 dettagli e così, però al di là della bellezza dell'edizione, perché comunque i master certificati dal regista, 1000 curiosità, extra esclusivi e tutto quanto, è però la custodia un po' meno solida rispetto a quella che facevate prima. Tra l'altro, scusa, Yuzna non ha anche accettato una cut fan-made? Non c'è dentro anche una versione fatta dai fan? Guarda, stavo... Sì, esatto. Quindi questo dimostra quanto lui stesso sia...
aperto, non geloso del suo lavoro, ma molto aperto alla esatto. Beh, sì, bella sì. Cosa, molto molto bella. E in più ha girato dei contenuti extra esclusivi. Cioè adesso stavo facendo proprio in questi giorni il quality check di Beyond Reanimator, che come sapete è uno dei prossimi classici che uscirà, e ha fatto tipo due contenuti da 45-50 minuti esclusivi di intervista con Midnight Factory. E quando lo senti parlare, cioè, tu dici, vabbè, facciamo che fare, mi fai un 10 ore di abbraccio. Sì, 10 ore abbraccio e noi ti stiamo ad ascoltare. Una spizza di aneddoti, immagino, cose pazzesche. Cioè, tu conta che Yuzna mi sembra... Se vi avanza del materiale, ben regalatelo a me che lo metto su me. Fai conto che lui ha tipo poco più di 70 anni, deve avere tipo 72-73 anni. Ma con una freschezza mentale e un saper mettere i tasselli a posto, cioè, è veramente... ma lui è insieme a Stuart Gordon, era una coppia fantastica. Infatti, loro due in coppia, penso sono stati una delle cose più dirompenti degli anni 80, con dei titoli fantastici, molto avveniristici. A volte ci penso a tutto ciò che hanno fatto nel corso del tempo, insieme anche Gordon da solo, cose, prodotti veramente che oggigiorno... Ecco, un robot Joxer, se ci penso in realtà non uscirei a... cioè ogni giorno pensiamo a prodotti come, so, un Pacific Rim, no? CGI, no? Ma se pensiamo a un titolo come Robo Joxer e Gordon, era una sfida incredibile per quel periodo, però intanto... Tu fai conto che Brian raccontava che con i regali di nozze che hanno ricevuto loro, quando lui si è sposato, ha comprato un piccolo cinema indipendente in cui faceva... promuoveva le opere dei piccoli registi. Che grande. Cioè con i suoi regali di nozze. Di nozze, poi vedo di cosa stiamo parlando. Cioè, e quindi come fai a non amare un personaggio così vulcanico? Poi comunque sentivo anche le interviste, lui parla spagnolo perfettamente, molto affezionato all'Europa e tutto quanto, quindi è sicuramente un mito. Non so come siamo finiti qua, perché stavo divagando dalla tua domanda che era sui social, però la risposta a quella è sicuramente, cioè, imprescindibile al giorno d'oggi. Avere la customer satisfaction a giorni nostri è tutto, e la customer satisfaction passa assolutamente dai social, perché ovviamente se tu fai... Però innanzitutto la bellezza dei nostri post è che l'80% dei nostri post si parla di altri titoli, quindi tu dici esce questo, ma allora quando esce il prossimo classic, cioè, è bello per questo, perché comunque le persone si focalizzano su altro, però crei dibattito ed è imprescindibile questo, perché molte volte, anche tu Gonz prima dicevi, davvero noi stiamo ad ascoltare tutti, cioè anche l'acquisizione di determinati diritti quando è possibile, anche frutto di segnalazioni o comunque di titoli a cui ci stai dietro da tanto tempo. C'è la cosa di Halloween, di mettere assieme il cofanetto di Halloween. Cioè, ragazzi, ancora adesso io mi chiedo come sia stato possibile, perché tra gli aventi diritti, recuperare la catena e riuscire a farci dire di sì da tutti quanti è stato veramente una delle più grandi soddisfazioni di questi anni, che, ricongiungendoci al discorso di prima, non sarebbe mai potuto succedere ai tempi di Piranha e Backcountry. C'è voluto comunque un percorso di un po' di anni, partendo dai titoli base, poi è arrivata l'Armata delle Tenebre, e poi da lì è iniziato un processo. Anzi, in realtà, scusatemi, il precursore è stato Zombie. E Zombie è vero. In quella zona così un po' d'ombra, per cui non c'era ancora un progetto classico, e quindi è rimasto fuori dalla linea. Però diciamo dall'Armata delle Tenebre in poi, quindi... Diciamo che negli ultimi 4 anni abbiamo sfornato un Io po' di cose. Vi consiglio di aprire uno sportello, perché ogni tanto mi dicono: Gonz, puoi dire a Midnight di fare sto film? Stessa cosa. Ma io faccio solo recensioni, non è che vi metto qua a dire. Stessa cosa. Poi infatti penso come dico, dico sempre: ma andate a scrivere nelle loro pagine Facebook, perché vi ascoltano. O poi se tu vuoi consigliare una mail, un punto più preciso in cui consigliare i film, qua ne abbiamo a BZF. Io quello che ho sentito di più è venerdì 13, tutta la collezione insieme. Io invece penso più molti più one shot, molti titoli magari dimenticati. Appunto, prima Dick Mass con l'ascensore è uno di quelli che più vedo che è un cioè, meno... tra l'altro.
E io adoro, anch'io lo amo proprio, però anche cose un po' weird come The Human Centipede o A Serbian Film. The Human Centipede. Ma in realtà chiedo per un amico, per Human Centipede. Io sono più amante del classico, come sa pure Gio. Infatti io noto spesso che proprio in chat mi chiedono sempre titoli molto classici, perché anche perché sono rimasti colpiti anche del discorso Sentinel, no? Quindi ha fatto molto richiamo questa mirata. E quindi noto che mi dicono sempre: ma perché appunto, ecco, l'ascensore. Un altro film che mi hanno chiesto l'altra volta, che diceva magari uscisse, aspetta, che era Generazione Proteus. Ok. Mi hanno chiesto, no? Che comunque è un titolo interessantissimo, bello, che è molto di nicchia, oggigiorno, sì, oggigiorno, però è un titolo che veramente è caduto nei dimenticatoi, purtroppo, ma è un film di spicco, ad esempio. Ecco, quello, uno di quelli che ad esempio mi hanno chiesto, ma lo faranno mai uscire? Io ho fatto, non saprei, ma magari, io tra me e me, no? Però, ecco, sono titoli che sono molto di nicchia, però vedo che c'è una richiesta spasmodica di poterli rivedere nuovamente sulla cresta dell'onda, insomma, per gli amanti del genere, quindi, insomma, questo è il problema, no? Eh beh, certo, è sempre lì, però no, che c'è... Lo volevo fare il primo recap, come vi dicevo prima, però alla fine comunque i tre cardini su cui si basa la selezione e la commercializzazione del prodotto sono innanzitutto la disponibilità dei diritti, perché cioè Venerdì 13 mi piacerebbe tantissimo, ovviamente, però sono strasparpagliati, mi sembra, i diritti. Il primo mi sembra che è Warner e poi tutto Paramount, giusto? Esatto. Quindi, casino. Comunque un conto è un titolo su cui magari i diritti sono in quel momento liberi o che ti arrivano anche per proposte, perché poi un'altra cosa molto bella che è successa con gli anni è che vedendo il tipo di edizioni che uscivano e il riscontro del pubblico, poi sono stati gli stessi vendor che sono venuti da noi proponendoci le loro library e dicendo: abbiamo visto quello che avete fatto con questi titoli e se siete interessati avremo questo. E questo è veramente l'altro momento in cui tu dici: ma qualcosa allora funzionando. Funziona. La seconda cosa è la qualità dei materiali a disposizione, perché ovviamente perché ci sono alcuni titoli che necessitano comunque di una rilavorazione o qualcosa che ha un costo talmente alto che purtroppo non è sostenibile. E in più, giustamente, come ha detto il Gonz, è il potere commerciale anche. Poi sono d'accordo che se un titolo è... Cioè, si sta raggiungendo l'effetto per cui se un titolo è Midnight lo compro indipendentemente dal film. Mi attacco con una domanda qua, perché è una domanda importantissima. Questa è bella come cosa. Proprio su questo fatto qua, intanto vi faccio i complimenti per due titoli a caso, ma ce ne sono veramente tanti. Anzi, tre ne cito: 1BR, Bliss e Tiger and Not Afraid. Sono tre film che sono fenomenali, prima di tutto. Sono probabilmente dei film che senza Midnight chissà quando sarebbero arrivati in Vero. Italia doppiati. Forse allora, mai. Mai, esatto. Alcuni, ci sono casi di film che non arrivano per 10-20 anni. E quindi complimentissimi, perché sono film di estremo valore artistico, secondo me. 1BR, secondo me, meriterebbe più attenzione. Ho visto che non ne ha avuta meno rispetto magari ad altri, però è veramente un top film che secondo me si può mettere insieme a registi come Ari Aster e insomma, sì. Come si chiama, Jordan Peele, cioè il genere è un po' quello. E vi chiedo, la domanda è questa: intanto, appunto, si vede che sfruttate adesso la vostra credibilità, la vostra autorevolezza per proporre cose sconosciute. Qual è il canale, come andate a cercare questi titoli che sono magari nuovi anche 2020, 2000, sì, oppure 2018, insomma, che sono recenti, cioè qual è il processo? Vi sparate tutti i festival, girate, fate, com'è che funziona? Allora, è un po' di tutto. Allora, quel famoso ottobre del 2014 di cui parlavamo all'inizio, era presente la riunione di startup anche Mario Gomarasca, che conoscete molto bene, che è il curatore insieme ai ragazzi di Notturno dei libretti che accompagnano sia le edizioni normali, fondatore della rivista storica Notturno. Sì, esatto, sì. E Mario è un nostro, cioè, strettissimo collaboratore, una delle persone che ne sa di più in materia che io abbia mai conosciuto, quindi indubbiamente
il suo supporto anche in fase di scouting, lettura, sceneggiature, quant'altro è imprescindibile. E poi giustamente i festival, quindi la presenza in questo momento, tipo l'ultimo Berlino è andato solo virtuale, per esempio, però sì, solitamente c'è una task force che va anche fisicamente, andate sì, sì, che va ai festival, e poi magari per ottimizzare i tempi si mandano appunto i famosi link di cui parlava Matt, watermarkati, che magari ti cavi un po' gli occhi per interpretarli e che ti danno almeno un'infarinatura. Poi facciamo sempre dei debrief interni in cui si raccolgono le opinioni degli addetti ai lavori, e sui titoli che riteniamo meritevoli vengono fatti appunto degli investimenti, perché poi, come vi dicevo all'inizio, il percorso di gestione non è così semplice, cioè passano veramente mesi dall'acquisizione di un titolo alla contrattualizzazione, il pagamento dei materiali, la ricezione dei materiali, certo, il controllo tecnico, la lavorazione da parte di Matt, il brief perché tutte le cose funzionino, le approvazioni, insomma, dietro ogni titolo c'è davvero sangue, sudore e lacrime di tantissime persone. Ed è sicuramente uno dei motivi per cui è bellissimo fare questo lavoro. Molto bello. Ed essere in trincea ogni giorno ad affrontare tutto quello che capita, perché fa un bagaglio di esperienza culturale che non ha uguali, veramente una cosa che dico. È sempre una scoperta. E quando hai il prodotto finale in mano è come la nascita di un pargolo. Bellissimo. E soprattutto se è della Classic, perché ogni tanto sono dei pargoloni da 20 kg. Sì, infatti una delle classiche domande di Matt è sempre: è arrivato? Come è venuto? La classica domanda è: ma quanti dischi sono? È una cosa che mi terrorizza. Il numero? Diventano dei mattoni meravigliosi. Però troppo bella soddisfazione poi quando nel momento in cui appunto il ritrovito bello pronto finito dopo tanto sudore, penso che veramente in quel caso poi secondo me l'emozione più grossa la provano quando vedono me sfogliare. Ci provo sfogliare. Conta che a volte ci sono stati dei casi in cui arrivava prima voi, cioè nel senso, noi dicevamo magari le copie stampa, ma solo della parte cartacea. Ah, ecco allora perché mi fate le views. E poi ogni tanto Matt mi manda i link dicendo: oh, guarda questo unboxing, è venuta bene quella cartolina, perché sì, magari nella stampa non l'avevo ancora visualizzata. La vedi dopo. sì. Però è la parte più figa in assoluto, perché ti permette anche un'evoluzione, no? Di edizione in edizione, cioè metti appunto dei dettagli. Poi, come Matt ben sa, a me piace sempre portarmi avanti quei progetti, di modo che si può sempre dare quell'occhio in più di revisione, una cosa che magari ti è sfuggita. Poi questa è un'altra cosa fondamentale: far vedere magari un progetto a una persona che non l'ha mai visto. Quindi tu magari ti sei perso un errore che hai guardato 800 volte quella cosa, ma l'hai guardata così tante volte che hai perso la dimensione. E magari invece fa: mi hai scritto edizioine invece di edizione, e tu dici: ma veramente? Io li considero, ogni tanto escono delle edizioni non Midnight, però con degli errori di ortografia, proprio vanno in stampa. Io le considero quasi più speciali e rare. Ce n'è una famosa che Gonza si ricorda molto bene, che forse era il famoso errore grandissimo di Warner quando distribuì Il ritorno dei morti viventi parte seconda, che in realtà era stato scritto sotto Il ritorno dei morti 22, anziché viventi, scritto di ancora oggi su quella stampa Il ritorno dei morti 22. Non lo so, non me lo ricordo. E quello fu uno dei errori più clamorosi sul mercato, che è rimasto così per tanti. Poi uno vada in stampa, però vabbè. Ma ti dico, guarda, per ora non mi sembra che abbia fatto questi errori clamorosi. A tal proposito, sulla stampa, la dimensione, eccetera, ti faccio una domanda che interessa molto i collezionisti: il cambiamento nelle edizioni come lo vivete? Cioè, io immagino che una persona che colleziona e c'ha tutti i film alti uguali. Lo spessore, vedo che comunque Midnight, anche all'inizio c'è stato un assestamento, poi è stata molto brava a andare dritta sparata con una allora,
come dico sempre a Matt, l'importante è che l'altezza sia uguale, perché quello è l'unico parametro, perché in realtà tutti i cambiamenti che sono stati fatti, tranne l'Armata delle Tenebre che nasceva fuori scala perché faceva il Necronomicon con effetto pelle, il libro col pentacolo che si illuminava, quindi quello era proprio un tracciato extra. Tutto il resto, quando abbiamo fatto dei cambi di formato, sono sempre stati dei cambi forzati e obbligati, nel senso che il nostro fornitore non aveva più a disposizione la creazione di quel modello. Per cui ogni volta una disgrazia, perché ovviamente con Matt gli dicevo: Matt, sono arrivate le nuove fustelle. E diceva: ma perché? Faccio: perché quelle vecchie non ce le stampano più con quelle dimensioni. E quindi lui intanto deve rifare tutto. Ma no, Matt, per noi è un'agonia, è un'agonia la nuova, cioè, ma ci soffriamo anche da amanti delle collezioni precise, quindi se quella volta dove purtroppo siamo obbligati per motivi a fare un'edizione che è di qualche millimetro differente, siamo i primi, a uscire di testa noi, perché ovviamente anche noi siamo per il prodotto ovviamente seriale, però anche tutte le volte le coste, anche l'idea era di dare proprio una personaggino, la silhouette del porzionale, è il personaggino che fa, esatto, adorabile avatar. Io infatti ad Ale ogni tanto, per farlo impazzire, gli mando dei PDF con tutte le label di Midnight, una in fila all'altro, che sono tutte fatte in maniera identica, con la silhouette del personaggino, del villain o del personaggio. E impazzisce, perché comunque questa cosa della serialità ci fa impazzire, penso che piaccia un sacco anche ai fan. Quelli sono i momenti in cui raramente tiri il fiato e guardi, cioè ti estranei un attimo e guardi a che punto sei, no? E quando infatti lui mi manda il recap di tutto quello che è stato fatto fino adesso, veramente, cioè, dici: beh, dai, finora non male, sempre, cioè, è sempre uno stimolo, perché poi ogni tanto capita che magari mentalmente non sei al 200%, ma c'è sempre qualcuno della squadra che poi tira un attimo, cioè come il ciclismo, no? Quando uno è un po' più stanco si mette l'altro a fare l'andatura, e questa è la cosa imprescindibile, cioè la cosa che, se uno mi dovesse chiedere che cos'è la cosa che adori di più del tuo lavoro al di là del lavoro stesso, è sicuramente il team di lavoro. Cioè, essenziale, importantissimo. È uno di quegli stimoli che non, cioè, assolutamente fondamentali, perché nel momento in cui hai una difficoltà devi vedere, cioè, chi gioca nella tua squadra. Esatto, il team è tutto. Quando vuoi una cosa corale, ti accorgi proprio che quando lavori su un progetto unico, se c'è quella coralità, quell'unione, tutto nasce in maniera pressoché ottima, perfetta, e quindi c'è proprio questa gioia comune. Su me è importantissimo, anche che poi credo anche che un lavoro del genere pesi molto molto meno psicologicamente e anche fisicamente, nel momento in cui trovi persone che la pensano e la vedono come te su ogni singolo elemento di produzione, quindi è ottima, è una cosa veramente molto molto bella. Io dico sempre: abbiamo la fortuna di lavorare nell'entertainment, quindi esatto, cioè, la passione di cui vi parlavo all'inizio è la leva che spinge tutti noi. E quello crea cioè ti trovi tra simili, no? Quando ti trovi ad affrontare determinate sfide e si parla la stessa lingua, è meraviglioso. Anche cioè, questo non vuol dire che si vada d'accordo al 100% sempre su tutto, eh? Cioè, vuol dire che però la soluzione che viene trovata alle problematiche è quella che permette comunque un salto di qualità. Ascoltare, certo, il parere di qualcuno diverso dal tuo non ti permette di non fossilizzarti su un determinato preconcetto, e quindi tutti quanti ne beneficiano se tutte le persone sono disposte ad ascoltare e a remare nella stessa direzione. È quello che succede quotidianamente. Prima, quando dicevo che con Matt non abbiamo mai discusso in maniera animata, è perché abbiamo la stessa vision. Esatto, e questa è una cosa fondamentale, è proprio un punto fermo per quanto riguarda il discorso. Anche perché produttivo. Guarda, horror sta meglio proprio psicologicamente, è più ma sano. Sì, ragazzi, ma svegliarsi è più sano. È più sano e più tranquillo, perché sfoga tutta la stanchezza nell'horror. Vede le uccisioni nei film e si sfoga, basta. Quindi, cioè, si lavora serenamente. Poi quando hai in collezione l'Armata delle Tenebre, il grosso guaio a Chinatown, che cosa devo dire? Lì sta proprio
ragazzi, esatto. Non chiedere di più, cioè, alla fine va bene così. No, ma ragazzi, ma pensate anche l'emozione. Io tra l'altro mi vengono riferiti i titoli con qualche mese d'anticipo e quando io mi metto lì alla mattina e vedo Ale che mi fa ti devo dare una piccola notizia, dobbiamo realizzare il cofanetto di, e io sono qui con che sogno, e quando dice la mosca io me lo ricordo. No, adesso tocca a Omen, ma sono delle cose, ragazzi. Sì. Ti alzi la mattina e devi lavorare con il piccolo Damien e sei felicissimo, bellissimo, adorabile. Beh, ma anche quando adesso è uscito, quando la Stephen King Collection come trittico, è da impazzire, perché comunque nonostante per molti sono prodotti minori, in realtà secondo me no, assolutamente, e in realtà Brivido, L'occhio del gatto e Una condizione, una piena, comunque sono tre must in assoluto degli anni 80 che hanno fatto furore all'epoca al cinema, perché ricordo sia tutti quando uscirono, anche perché ricordo anche che nell'86 stavo andando a vedere Brivido e mi hanno messo il muro da fuori, non si poteva entrare perché era VM14. All'epoca avevo 9 anni e ho detto no, tu non entri, e quindi niente, ero rosicato tantissimo nel periodo, quindi c'è anche un discorso di storico dietro, no? Però al di là di tutto è un trittico fantastico, fantastico, insomma, di enorme qualità. Vabbè, è fantastico poterli rivedere, non trovi che la cosa eccezionale sia la tecnologia che ci permette di rivedere questi film come se fossero nuovi? Esatto, è la bellezza. Ho rivisto, usciti ieri? Sì, a Natale ho rivisto L'occhio del gatto, ma mi sembrava fosse girato l'altro ieri. Anni esatto, fa, no, pazzesco. Infatti, la qualità è veramente incredibile. C'è una pulizia dell'immagine che fa veramente la differenza e fa sembrare appunto odierno il titolo, e quindi è una cosa molto molto bella, anche perché i classic stanno dando modo e maniera a molti giovani di riscoprire quello che era il cinema del passato con una qualità odierna che gli fa comunque rimanere su quello che è il pezzo al momento della qualità visiva odierna, però con un prodotto che risale a più di 30 anni fa. Quindi secondo me è una cosa, è una mossa bellissima ai fini di proprio di far scoprire e al nuove leve, ma anche riscoprire a tutti quelli che all'epoca avrebbero voluto magari averlo così ben curato a casa, quindi con questa cura, con questo dettaglio, no? Ed è fantastico. Poi tutte e tre insieme in un unico fanetto, in questo caso è pazzesco. Io ho una domanda che mi faccio spesso anch'io, perché comunque appunto recensisco film, ma a volte recensisco proprio le edizioni. Cosa ne pensi del futuro, Ale, e anche tu Mattias, poi del futuro del collezionismo, perché immagino che ve lo chiediate tutti i giorni, in quanto vabbè, siete anche appunto proiettati al futuro col canale digitale su Prime Video, e comunque si spera che il cinema continui comunque a vivere in una forma magari più da intellettuale, no? Il cinema sarà qualcosa, un'esperienza magari meno per le famiglie e proprio più per i cinefili forse un giorno, però spero che continui a vivere e che Mindred, spero, torni comunque anche a avere dei titoli al cinema. Come io penso che comunque il collezionismo, mentre una volta si compravano i film per vederli proprio e basta, io ho dei film chiusi, quindi penso che comunque il collezionismo, e siccome vivo il cinema come una forma d'arte, penso che sia la volontà di comprare un'opera d'arte, no? Come facevano i buoni ricconi filantropi che commissionavano opere d'arte, tutti noi vogliamo avere un pezzo di quella creazione lì in casa, quindi non credo che morirà veramente mai, o comunque sarà una, diciamo, duro a morire, no? Un po' come il vecchio film di Bruce Willis, no? Era Bruce Willis. Comunque, dimmi come cosa ne pensi tu. Comunque dimmi cosa ne pensi tu del futuro del collezionismo di film, chiaramente. Ma io ti dico, questa domanda che mi stai facendo adesso è la stessa domanda che ci siamo fatti noi il primo giorno del lancio del progetto di Midnight Factory. Perché 7 anni fa ci siamo chiesti dove sarà il mercato del fisico fra 5 anni, e quindi cioè, già adesso è un mercato completamente diverso ovviamente rispetto a quello di 7 anni fa, ma in realtà la base di partenza è quella che credo abbia portato al risultato attuale, nel senso che, come hai detto tu, ci sono solo due tipi di sfruttamento in realtà di un film dal punto di vista fisico: o un film
come dico io sempre, edizione un tot alla tonnellata, per cui tu hai disco, pezzo di plastica e una copertina magari neanche 4x4, quindi solo esterna, e poi c'è l'esperienza sensoriale, per cui un'edizione che ti dà quel plus in più, che è un'esperienza, non è mi guardo un film. Cioè, aprire un'edizione da collezione, un cofanetto, è proprio un'esperienza che nasce dal possesso, ovviamente, perché il collezionismo che cos'è? Possedere qualcosa di cui sei molto orgoglioso. Perché è bello anche, ah, guarda che edizione ho di questo, guarda che cosa ho, cioè, parlare con gli amici, interagire proprio con i prodotti fisici, è probabilmente un bisogno che, ovviamente, noi siamo figli di quella generazione, perché era l'unico modo per poterlo avere. Se volevi vederti un film, te lo dovevi comprare. Adesso ci sono molti più possibilità alternative, però la cosa bella è sempre il valore che tu abbini a quel film. Quindi quando io prendo l'Armata delle Tenebre e sfilo e metto il Necronomicon sotto la lampadina e spengo la luce e il Necronomicon si illumina, mi ricordo delle 850.000 volte in cui ho visto Ash in televisione, e quindi c'è quell'effetto nostalgia che mi riporta alle emozioni primordiali. È tutta una questione emozionale, primordiale e puro istinto. Quindi il collezionismo, secondo me, non dico che non morirà mai, però il nostro progetto era di cavalcare proprio le nicchie dei collezionisti, delle persone super appassionate, per creare quelli che sono veramente una reunion di super fan, perché se vedete poi è lo stesso percorso che ha avuto Midnight Factory, quello che abbiamo fatto con l'animazione giapponese, cioè non a caso anche il brand di animazione giapponese si chiama Anime Factory, perché l'idea della Factory vuole proprio essere una fabbrica che produce sogni, fondamentalmente, che siano dei sogni della mezzanotte, quindi degli incubi, che siano dei sogni sull'animazione giapponese, perché anche lì si apre un altro mondo meraviglioso. È tutto quanto un qualcosa che parla a uno zoccolo duro di persone che, non dimentichiamolo, il motivo anche della migliore qualità audio-video possibile. Quindi non stiamo parlando di persone che dicono ah, mi compro questo bel cofanettino, poi noi non lo apriamo, o magari ci compriamo due copie perché una resta chiusa da collezionismo e l'altra ce la guardiamo. Ma la cosa imprescindibile è la competenza audio-video di queste persone, perché mi potete raccontare qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa streamata non raggiungerà mai neanche lontanamente la qualità di un disco. Quindi, assolutamente no. Vero. Quindi alla fine è quello l'obiettivo, cioè creare, parlare a quelle persone che hanno il culto del prodotto fisico e al tempo stesso l'attenzione per l'audio video, per cui hanno a disposizione sicuramente dei lettori all'altezza, perché non dimentichiamoci che in Italia il 70% del mercato dei prodotti generici lo fa ancora il DVD, quando nel nostro paese il 99% delle persone ha una televisione 4K. Quindi, cioè, anche qui siamo di fronte a delle dinamiche di mercato un po' strane, per cui tu hai a disposizione delle Ferrari che però fai andare con un motore di una 500, con tutto rispetto per la 500. È vero. Però alla fine, cioè, non è stata fatta, soprattutto, cioè, se il passaggio VHS-DVD è stato epocale, per cui ovviamente è cambiato il supporto, è cambiato proprio il tipo di fruizione, perché comunque è segnale digitale, però il passaggio DVD Blu-ray non è stato così forte, e il passaggio Blu-ray 4K non è stato ancora così forte, perché è un processo a cascata. Se le persone sapessero che con, voglio esagerare, 70 euro di lettore Blu-ray e o una qualsiasi console, che dalla Play 3 in poi è sempre stato un lettore Blu-ray, quindi console ce le nuove sono anche 4K, tra l'altro, Xbox, sì. One, esatto, Xbox, sì, 4K, sì, per quello. Infatti, cioè, in realtà tu al netto, cioè, vuoi perché sei un appassionato di gaming e quindi il mezzo ce l'hai già in casa, vuoi che vuoi crearti una catena decente di visione, un lettore Blu-ray con 70 euro lo compri di buona qualità, 10 euro di cavo HDMI, perché ormai sono produzioni seriali, e un disco fisico, cioè Blu-ray rispetto a un DVD costa quel paio di euro in più che non fa assolutamente la differenza, però ti permette una visione e un ascolto con una catena base, sto dicendo, un lettore, un televisore con delle buone casse, è già un tipo di fruizione impagabile. E quindi secondo me è anche un processo culturale che è mancato nel passaggio DVD Blu-ray 4K.
Comunque adesso tutto in digitale, ma quando il mondo finirà e se ci sarà l'apocalisse, con un generatore e un po' di benzina io potrò vedere le mie edizioni della Midnight e gli altri dovranno, esatto, non lo so, girarsi i pollici. Non lo so. Esatto. E vedrai nello splendore delle loro edizioni, quindi potrai, cioè, avrai anche una foto. Probabilmente aprirò un cinema. Però l'obiettivo è assolutamente questo, cioè io sono dell'idea che, così come adesso non per voler scomodare il vinile, che è sicuramente l'esempio dell'effetto nostalgico qualitativo, però in realtà secondo me andiamo in quella direzione lì, per cui chi si differenzia dal punto di vista dell'edizione, quindi ha dato quel valore in più, per cui anche solo contenuti extra che non sono visibili da nessuna parte, componenti proprio da collezionismo, dovrebbero comunque preservare quello zoccolo duro di persone super appassionate. Sì, poi ricordiamoci che le piattaforme purtroppo dopo un po' tolgono i film. È vero. Non so come sarà il futuro tra 10 anni, però tante volte capita, vabbè, me lo guardo là che l'avevo visto, invece poi è stato tolto. Quindi per me è fondamentale avere... Sì, è un peccato. Spesso lo fanno. Io che considero il cinema uno strumento didattico per mio figlio, quindi lo dico anche ai padri, avere i film è fondamentale. E poi dipende sempre dal tipo di educazione che dai, educazione in senso lato, perché sì. se prendi, io ho un sacco di figli piccoli dei miei amici a cui ho passato questa passione, per cui loro tutte le volte, cioè, non so, vengono qua e vedono l'Armata delle Tenebre, ah, questo ce l'abbiamo anche noi, Halloween, questo ce l'abbiamo anche noi, e ho detto, hai provato a vederlo sulla PlayStation? Sì, come mi hai spiegato, si vedono benissimo, si sentono benissimo, quindi in realtà è anche dargli un esempio, così come l'abbiamo ricevuto noi, no? E non è che noi improvvisamente ci siamo svegliati un giorno e abbiamo detto, sai che c'è, adesso comincio a guardarmi i Blu-ray perché si vedono meglio dei DVD, cioè è tutto un percorso, cioè, progressivo, che ti porta poi ad avere una cultura che passi anche alle generazioni successive, ecco. Ma io non so, leggerei un po' di domande. Che dici, Alessio? Guarda, io ho aperto adesso la chat perché prima avevo con Twitch un problema. Sono non troppe, so per... non lo so. No, io perché purtroppo chat. Io sono rimasto un po' molto indietro col fatto che ho avuto un problema con Vabbè, Twitch. Io non so quelle. Se... quelle che io, guarda, io sono rimasto a una. Una domanda di Mr. Bob, che il nostro Ivan, che ci ha fatto una richiesta molto particolare su un titolo che io amo, che di cui parliamo spesso. Vedremo mai un'edizione special del mitico Possession di Zulaski? Richiestona questa, eh? Ovviamente, secondo me, Ale non ci può dire niente, però... No, però... Volevo uscirne bene, però... Esatto, però è interessante perché comunque questo è anche un cenno, no, sai, di film molto, molto particolare, ma di un grande livello, perché comunque parliamo di cinema di grande livello, che è l'horror che va oltre l'horror, no? Però è una cosa molto bella, perché è una richiesta molto particolare e che comunque rimane, secondo me, molto affascinante, perché vuol dire che comunque c'è una richiesta da parte del pubblico che va oltre forse il consueto, no? È interessante anche così per parlare, no? Perché magari è, però è interessante. No, si ritorna al discorso di prima che facevamo su chi è sotto l'ombrello di Midnight Factory, no? Apertissimi a qualsiasi tipo di richiesta e qualsiasi tipo di valutazione. Poi ogni tanto io sorrido perché quando ci fanno le richieste di titoli che magari escono, non è questo il caso, prima di creare illusioni, però magari cioè, titoli che stiamo per pubblicare o che stiamo per annunciare, arriva la persona e tu dice, ma sai cosa mi piacerebbe? Mi ricordo quando era successo questo con Sotto Shock. La sera era la solita serata tra amici del lunedì sera e uno dei miei migliori amici mi fa, ma sai che cosa dovreste fare voi? Una bella edizione di Sotto Shock che manca veramente tantissimo dal mercato. E che faccia hai fatto? E che è apparso. E tipo sì, cioè, l'avevamo chiuso, sì, esatto, l'avevamo chiuso quella mattina lì, mi sembra, con Matt, gli ultimi dettagli della nata in produzione. Ho detto, vabbè ragazzi, queste sono però delle coincidenze pazzesche. Ripeto, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di consiglio e... Anche i classici, tipo... Scusa se ti interrompo, per un po' di domande. Tipo un The Changeling sarebbe molto... The Changeling. Lucifero che è il Fantasma dell'Opera, che è un fanatico. Tipo, vi piacerebbe anche i classici, proprio anche cose
tipo in bianco e nero, proprio la... anche perché poi finiranno i film anni 80, no? Tanti sono tanti, perché sono tanti, però... è ovvio, perché come vi dicevo, allora innanzitutto questi mesi di assenza dei classici hanno un significato, ma ne parleremo molto più avanti. Però le acquisizioni non si fermano mai, non so come dirvi, cioè, sì. Proprio perché l'orizzonte temporale di discussione e finalizzazione non è che dall'oggi al domani, cioè anche quando tu vai a un festival, cioè, magari possono passare mesi, perché la famosa domanda e offerta magari non è così immediata nel trovare una quadra, e questo sia sui midnight normali che sui classici. Proprio perché è un percorso di ormai 7 anni, ci ha permesso di portarci così avanti nel tempo che non abbiamo sicuramente problemi di programmazione, cioè quello che c'è in e questo vi crea un po' di suspense, cioè quello che abbiamo in pancia basta per un bel po' di tempo, ma se dovesse entrare delle cose proposte barra qualcosa di super interessante, certo, come è stato con per tornare a uno dei più grandi successi commerciali, grosso guai a Chinatown, che è stato il Blu-ray più venduto della settimana di Natale, cioè ovvio che se entrano quelle cose lì, cioè, si può dire solo chapeau. Cioè, al proposito, tiro un po' di acqua al mio mulino. Il buon Carpenter. Thomas Ciolini dice: io ho iniziato a collezionare Midnight quando ho vinto il giveaway grosso guai a Chinatown su NAQB, quindi... Capito? Perché ne ho avuto ricevuti due per sbaglio e uno l'ho messo. Ma no, come? C'era una cosa romanticissima dietro, ne ho ricevuti due per sbaglio. No, vabbè, il mio non mi sarei mai separato dal mio, scusami. Ottima risposta. E quindi, insomma, ci si innamora di Midnight con i caltoni proprio. Io sono sempre dell'idea che sia una combinazione. Cioè, prima stavo ripensando tra l'altro ai tre titoli che parlavi invece della linea normale. Cioè, vabbè, Tigers Are Not Afraid, io e Matt, veramente, cioè, lacrime per quel film. E però hai citato comunque tre, qualcosa che mi hai detto, Bliss. OneBR e Bliss. OneBR, quindi comunque tre generi completamente diversi da loro. Cioè, diciamo, un simil fantasy, uno da setta, per quanto sì, un po' congiuriano. No, quello non è congiuriano, secondo me. Poi quello esula. Ma l'ho detto apposta. Pensavo di scrivere un libro così, giusto per ricavarne qualche soldo. Su e l'altro cosa. Vampiresco, con però delle. Bliss, stupendo. Super cult. Secondo me ha dei colori veramente visionario dal punto di vista. Con questi segnali, con queste cose qua, mandate un segnale proprio anche di porvi, secondo me, come influencer in un certo senso. Cioè, proprio. Perché comunque state proponendo delle cose con la vostra etichetta, quindi cose, esatto, cose belle, cose particolari, come per porvi proprio come, non dico insegnanti, però quasi... Insomma, no, guarda, insegnanti no. Come se foste lì proprio a mostrare che c'è anche altro oltre al classicone e che purtroppo non è che arrivano facilmente questi film, perché... Le nostre, come ci piace dire, sono delle provocazioni, cioè molto spesso... È che giusto che ci siano. Sono delle provocazioni al mercato, proprio figlie di un'esperienza che negli anni ci ha sempre dato comunque dei buoni risultati, quindi la sperimentazione è il flusso, cioè è il passaggio successivo al consolidamento, perché ovviamente una volta che è consolidato poi puoi sperimentare. Io credo che la gente si sia abituata... ad avere questa sorpresa da Midnight, cioè tutti adesso secondo me si aspettano ogni tanto la cosa coraggiosa, cioè non il titolo che può essere Climax, che è conosciuto, insomma, che è un bel film, bellissimo, però è conosciuto, mentre invece magari Bliss e Tiger Are Not Afraid non sono conosciuti e ora lo sono, grazie a voi. Quindi ora tutti si aspettano comunque la sorpresa e molti comprano, come hai detto anche tu, a scatola chiusa, quindi è una cosa bella. Anche per voi è un rischio, però siete, cioè, veramente da farvi complimenti, perché è un rischio che vi prendete in modo molto coraggioso. Però c'è molta anche ricerca, perché infatti, come abbiamo detto, molta gente che non conosceva il titolo però ci si approccia direttamente, quindi vuol dire che comunque apprezza. Innanzitutto grazie mille Silvano, grazie mille, però ci si approccia, Silvano, con una voglia. Grazie mille, grazie per quello che fate.
Grazie, grazie mille. È arrivata una donazione, si è emozionato adesso. Sì, beh, sì, beh, sì, perché... giusto. No, no, però dico... dicevo, vedete anche la... il canale oltre che a Midnight, i nostri canali. Cosa bella è proprio anche che è una sfida, che però è una sfida vincente sempre, che comunque se la gente è curiosa ad andare a vedere il pezzo che magari non conosceva e lo compra anche a scuola chiusa, su me vuol dire che c'è anche una ricerca veramente con la convinzione che può piacere. Ad esempio, io ricordo, io comprai a scatola chiusa Contracted, fase 1 e fase 2, da zero, perché io non conoscevo il titolo. E io sono rimasto rapito, ho detto, cioè, che bello, veramente vedi un qualcosa di particolare, come è successo anche con Letter Out. Quindi sono prodotti che, per quanto nuovi, però paradossalmente di nicchia, in realtà averli insomma, presi e resi fruibili, e quindi vedo che la gente ne parla sempre bene, quindi vuol dire che comunque anche la scelta, nonostante possa sembrare, ma in realtà è vincente. Quindi se la gente compra è perché crede in quello che è il progetto. Ed è... Sì, considera poi che per gli addetti ai lavori, in realtà tu devi considerare due livelli di vendita, perché ovviamente noi non vendiamo all'utente finale, vendiamo prima agli intermediari. Quindi, certo. Cioè, quindi ovviamente... non facciamo nomi, però diciamo che conosciamo tutti i canali di vendita, devono essere convinti anche loro in primis, quindi il lavoro anche della forza vendita è in quel senso ed è stato continuativo nel tempo, perché nel momento in cui tu fai digerire è una parola grossa, il progetto a un buyer, è lui a sua volta che quando vedi i risultati di vendita non ti pone più neanche la domanda di che cosa stai parlando come prodotto, perché comunque vede che all'interno del cappello di Midnight i dati di vendita sono più o meno regolari, con ovviamente picchi sui titoli più conosciuti, tipo è stato The Others, è stato un caso limite che veramente, cioè, l'avevamo, non dico quasi sottovalutato, ma è stato spazzato via in pochissimo tempo. E quindi nel momento in cui il buyer stesso ha la convinzione del progetto, anche per diciamo rendere disponibile il prodotto, è più semplice per allargarlo anche a una fascia più alta di potenziali acquirenti, che è ovviamente il nostro obiettivo. Anche se il mercato sta cambiando, dobbiamo sempre trovare dei nuovi canali di vendita, delle nuove cose per attirare il pubblico. Certo, io ti avevo fatto una richiesta, non so se riuscirai a soddisfarla, però colgo la domanda di Jotaro83, che è la stessa che ti ho chiesto. Oh, grande Alessio, saluto Alessio. Ma mi ci dà una bomba? Un'anteprima? No, magari non una bomba, però ci puoi svelare qualcosa, niente. Ma di che tipo la vuole la bomba? A qualsiasi cosa riguardo. Classic o norm? Ma no, anche che... qualsiasi cosa. Ma sì, ma certo. Allora, il bello di Midnight è che comunque fa le sorprese, quindi non voglio rovinare troppe sorprese. La cosa più bella è quella. Messaggi subliminali, solo con degli sguardi. No, dillo, ma com'è che è quello che va adesso? Dillo, di che classic uscirà senza dire che classic uscirà. Esatto. Nei film di solito tu stai dicendo, allora il prossimo classic è, boom, scoppia tutto. Esatto, finisce lì, finita. In realtà, come ho già detto, abbiamo già riso di questa cosa con Gonz, però ovviamente io proprio aziendalmente ho firmato qualcosa, per cui se dico qualsiasi cosa vengo lasciato in mezzo a una strada. No, va bene. Io ti dovevo provare. Mi ricollego al discorso che facevi giustamente sui social. L'annuncio e l'indizio passa sempre da lì, questa è proprio una politica aziendale, e mi dovete dire voi avete capito quali sono i tre prossimi classici che escono già annunciati? Perché quelli li abbiamo annunciati. Quelli del showcase di 2 anni fa, no? Quelli di questi ultimi mesi. Ah, perché ci sono degli indizi. No, a parte Beyond the Animator, che poi hai citato. Ma tanto se indoviniamo non ce lo dici. No, però se fate un giro sulla nostra pagina Facebook, è pieno di spoiler che comunque ricongiungono, okay. Cioè, fanno riportano a dei titoli. Cioè, tipo, comunque quello che possiamo dire è che è imminente una ripartenza di grande assolutamente nomi. Sì, ma sì, sì, sì. Conta che abbiamo un simile horror coreano di cui cioè che non è un horror ma è un action cult
È una trilogia molto attesa tra gli annunci che già avevamo fatto, che comunque arriverà molto a breve. Ma intendi Amityville, intendi, no? Vabbè, quello io l'avevo detto che usciva, ragazzi. Io dico, racconto l'aneddoto. Qualcuno mi dice: Gonzo, hai visto che esce Amityville? Cioè, dovrebbero saperlo tutti, anche se Ale fa finta che sia un segreto. Però io rispondo: ma come, Gonzo, hai visto? Io 2 anni fa ti ho fatto i video, le stories, quello, quell'altro. Ma volevo lasciarti questo momento di gloria, infatti. Grazie. Infatti io guarda, Susana, ricordavo, però mi sono proprio sbilanciato il paura. Quindi speriamo tornino gli showcase, perché per me è stato emozionante. Sì. È stato bello, emozionante anche vedere cosa esce. Insomma, è bello tenere sulle spine, ma anche dare un po' di indizi, hype per... Comunque, ripeto, quello che dicevi prima sulla pagina Facebook o comunque sui canali social è fondamentale. Lì ci sono tutte le anteprime, proprio l'interazione con la fanbase per rilasciare indizi. Sì, è pieno. E molto spesso ci sono indizi. Poi, ripeto, prossimamente, magari molto più in là, ci ritroveremo per parlare del perché questa sospensione. Va bene, fighissimo. Ottimo. Comunque sappiate che nulla avviene per caso. Qui io prima sentivo parlare di venerdì 13 Nightmare, cioè proprio delle robe enormi. Spariamo basso. Infatti uno li ha sparati tutti e tre, Razer, venerdì 13 Nightmare, cioè proprio con quello ha sbancato il mondo. Però ci sarà, ho letto prima anche un certo Cabal, ovvero Nightbreed, che bello Cabal. Anche se è un'opera incompiuta, però bello per quello che ha presentato, quindi sì, assolutamente. Ragazzi, come abbiamo detto prima, cioè se siamo riusciti ad arrivare ad Halloween o alla Mosca, sì, siamo stati bravi, ma anche perché comunque i diritti erano disponibili e ci sono stati proposti. In più, un cofanetto come quello di Halloween passa attraverso 2, 3, 4 case di distribuzione di aventi diritti, per cui sono dei progetti molto 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 impegnativi da costruire. Quello che vi posso garantire è che se mai dovessero essere disponibili o comunque ci fosse una base di contrattazione per dei titoli come quelli che avete citato, il nostro obiettivo non può che essere quello di averlo, vuoi per il prestigio di etichetta e vuoi per il potenziale commerciale. Ovvio che se venerdì 13 Nightmare e Razer non saranno mai disponibili, ce ne dovremo fare una ragione. Non è perché siamo Midnight Factory, abbiamo un canale preferenziale, anzi si lotta più duro degli altri. Io aggiungo che sarebbe magari anche appunto con una ripresa potente del mercato, sarebbe bello vedere anche una parte made in Italy, e sarebbe bello, molto difficile, ma bello vedere anche un inizio di interesse verso il cinema indipendente italiano, perché mi rendo conto che sarebbe più pro bono che per gran bella sfida. Può anche una scoperta di talenti, può essere davvero quella è sempre è una suggestione romantica che mando io. Però so che da amanti del cinema siete d'accordo con me. Poi tutto Gonzo, ti dico, settembre dell'anno scorso è uscita l'edizione doppio disco di Fulci for Fake. Vabbè, quello è... Quindi, Simone Scafidi è un'altra persona che adoro, mio concittadino, tra l'altro anche lui di Sesto San Giovanni. E cioè, quando parli con Simone di cinema... anche lì si aprono altri orizzonti smisurati, per cui il discorso della qualità che vi facevo all'inizio non ha frontiere. Cioè, se arriva una qualità come quella di Fulci for Fake, noi ci saremo. Tipo una Dario Argento Collection, Fulci Collection, lì proprio c'è da impazzire. Da lì si impazzisce in quel caso. Sì. Io rinnovava lì, sarebbe proprio quelli è proprio il famoso botto della serie, è incredibile, bellissimo. Anche perché contate che, tornando a Manlio Gomarasca, la sua estrazione è quel mondo lì. Certo. Quindi comunque tutti questi nomi che noi stiamo facendo sono stati il suo pane quotidiano di quando era, da quando probabilmente era il primo che vorrebbe vederli. Esatto, poi comunque
è un mix di tutto. Poi io vi ripeto, noi non facciamo solo Midnight Factory, cioè noi siamo Coach Media all'interno, e Midnight Factory è una branca, certo, di Coach Media, è una delle etichette, quindi in realtà le lavorazioni fanno parte di una lineup completa che prevede titoli horror, animazione giapponese, certo. Quindi cioè, se potessimo dedicarci H24 solo a Midnight, colgo la palla, è uscito anche Resident Evil Village, che è sempre distribuito Coach Media. Coach Media, potete seguire il gameplay sul mio canale Twitch. Però a proposito, ho fatto in mente una cosa, ma il cofanetto del Riser in realtà esiste Coach Media, infatti, se non erro, uscì un cofanetto in Blu-ray di... perché sì, io infatti, se non erro, ho preso il cofanetto che è Coach Media, qui già esiste. Sì, erano usciti a 3 capitoli. La trilogia principale di Barker. Credo infatti no, lì da qualche parte. Io pure, infatti ho detto, ma in effetti cioè, mi ricordavo che comunque era uscito per Coach Media, quindi cioè non mi ero sbagliato. Quindi... Oh, però è Razer, è il classico caso in cui se la valutazione dei materiali porta a comunque un upgrade o qualsiasi tipo di lavorazione futura, lì siamo nel discorso di valutazione di diritti, certo, qualità dei master e poi lavorazione. Su un Venerdì 13 o Nightmare, cioè, ovviamente quando citate questi titoli, è ovvio che l'appassionato che è in me non vedrebbe l'ora di lavorare su un qualcosa del genere. Anche Matt con i suoi 80.000 dischi non vedrebbe l'ora di mettersi a fare le label. No, inventare infatti 12 silhouette per Nightmare sarebbe meraviglioso. Ma perché poi comunque quando devi fare dei cofanetti del genere ti scontri anche di fronte alla qualità dei materiali, che è l'altra cosa che manda ai matti Matt, perché se magari io gli fornisco di un cofanetto tipo Halloween da 4 produttori diversi, 4 tipi di materiali grafici diversi, magari c'è quello straordinario, quello discreto, quello migliorabile, quello che fa schifo. E quindi anche lì devi creare, cioè Matt impazzisce dietro queste cose perché poi deve trovare l'equilibrio. Cioè o si esalta in cose clamorose, perché io mi ricorderò sempre, cioè, uno dei più grandi chapeau che ho fatto a Matt è stato quando ha fatto la mosca e ha tirato fuori un'ultima immagine tipo con un occhio, non so se ce l'ho da qualche parte, gli ho detto, Matt, qua ti sei superato, e lì è perché aveva già a disposizione dei materiali talmente fighi, ma sì, che aveva potuto costruire sopra anche un pezzo del suo ingegno, questa qua. Beh, bellissimo. Però pazzesca. Io voglio fare, visto che ci sei anche tu, voglio questa fare i complimenti a Mattias per una delle mie preferite, che è La Casa Nera. La Casa Nera. Qua siamo proprio al limite dell'opera d'arte. Proprio. Qua combatte Reale per ottenere questa copertina. Per quello ridevo. Che è meravigliosa. Quindi in questa possiamo dire che ha avuto ragione Mattias, no? O tu lo sostenevi... Ma no, Ale, perché io lo sostengo spesso. Il problema è che anche lì è sempre una via di mezzo tra la linea grafica che vuoi tenere. Cioè, Matt alla fine combatte una battaglia in cui, anche se un film è un classico, lui lo vuole, dice sempre basta con queste robe vecchie, voglio qualcosa di... cioè che non è vecchio alla Sciotti, perché lì è opera d'arte, però lui dice se c'è la classica copertina che hanno usato già tutti mille volte, no, certo, ci dobbiamo differenziare. Infatti purtroppo Halloween, se fosse stato per noi, sarebbe dovuto uscire con la copertina di Sciotti e la lavorazione di Matt, però eravamo in un terreno... Halloween è il film singolo, sto parlando. Però eravamo in un terreno un po' minato, perché diciamo che le persone che ci hanno risposto che non era il caso di cambiare la copertina originale erano di abbastanza alto livello per dire maestro minchino. Vabbè. Ah, ma infatti ragazzi ci divertiamo sempre moltissimo con titoli minori tipo Troll, perché abbiamo più via libera, perché ci sono pochi materiali e fate quello che volete. Vabbè, Matt, perché quando hai fatto Street Trash... Bellissimo, Trash. Trash, hai fatto la copertina psichedelica, che la prima volta che me l'hai mandata veramente, cioè, ero in trip sul mondo. Beh, lì sei riuscito a fare qualcosa che teneva parte di quello che c'era già, ma con un grande stravolgimento, che però secondo me funzionava grande. Sui classici, infatti. Sui classici non è che si può stravolgere più di tanto, lì si può fare, si può toccare leggermente con sapere. Però rende molto, anche su quei cambiamenti che però danno ancora più brio, secondo me, a quello che è il classico, quindi è bello anche per quello. Per esempio nella Casa Nera che avevi lì prima ha messo
un bambino alla Stranger Things che a me faceva impazzire. Se lo vedi nell'angolino con la torcia e tutto quanto. Si prova, ma infatti nella anche questo è un titolo su cui abbiamo fatto, non so, Ale, penso 6 o 7 proposte portate avanti. Poi naturalmente c'è un team che sceglie, seleziona gusti diversi. Sì, diciamo che ci sono dei vari step per cui io faccio il brief grafico con Mattias. Mattias manda un po' di proposte sulla base di quello che gli ho dato. Dopodiché le sue proposte vengono allargate a un team che, diciamo, seleziona il mood che si vuole dare all'edizione, e in più però questo mood deve essere mandato poi in approvazione e va comunque confermato dagli aventi diritto. Cioè noi non usciremo mai con una copertina, con nessun elemento di nessuna edizione che non sia stato approvato e certificato dagli aventi diritto. Questa è proprio una linea guida che ci è stata imposta dal Day One e dalla casa madre. Cioè, ragazzi, è come Battle Royale, tu parti e devi arrivare vivo in fondo con la copertina che vuoi portare a termine, e non è facile, spesso muore a metà. Perfetto. Anche perché poi più sono alte le measure o gli aventi diritto, e più le persone che ci mettono mano sono numerose, quindi diversi processi di approvazione. E c'è anche un po' di politica, giustamente, bisogna... È tutto molto ostico. Bisogna far cadere il castello, no? Diciamo che soprattutto, cioè, come si suol dire, non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, no? E quindi soprattutto quando hai a che fare con i colossi devi essere certo che il primo non lo sbagli di sicuro, perché sennò poi dopo anche solo tutti i rapporti futuri rimangono compromessi. Certo. Non so se Ale vuoi dire qualcos'altro, Alessio, o... Mi spiace non vedere la chat con le domande. Così che anch'io l'ho vista. La vedi su Twitch. Ma Dante Lucifero? Dante Lucifero è qua con noi. C'è. Qua con noi. C'è. Ah no, infatti, ecco, l'ho letto adesso che stava parlando, citando l'idea del famoso Toxic Avenger in cofanetto. Quello purtroppo è... Questo devo far subito crollare i sogni di Gloria, perché di quelli diritti al momento li abbiamo esauriti. Anche, ci danno anche spesso, ho visto adesso Taxidermia, che è un altro titolo importante, in effetti sì, molto bello, quindi speriamo anche quello. E poi... vedo anche... Questo è bellissimo, ragazzi. Adesso Andrea, ha un valore tipo intorno ai 170. Quella è storica, quell'edizione. Ah sì, perché poi ragazzi sapete bene che le limited sono limited, per cui non ristampiamo mai oltre la tiratura iniziale, quindi anche questo crea collezionismo. Io mi ricordo i deliri per Tales of Halloween, che c'era la gente che ci scriveva supplicando, non sono riuscito, l'unico che non ho, vi prego, e noi, guarda, non ne abbiamo neanche noi, ma perché veramente, cioè, quando è finito, ah che bello. E poi leggevo qui che mi chiedono, ti prego, che pente a 11 anni dalla sua uscita, ovvero Eyes of the Devil, che è un film che ormai è passato tantissimo tempo, però non cioè, è vero, sul mercato sarebbe interessante, perché ancora rimane inedito giustamente da noi. Concordo. È un peccato pensare che sta fermo lì ed è non inedito, e in realtà è un film di grande valore. Comunque è bello sapere che ci stanno ascoltando dei super super esperti, perché comunque sì, livello di, allora, livello se vuoi di consigli, andare di passione. Ti passo il link qua nella chat privata, giusto per te, se vuoi nel frattempo. Sì, così almeno più che altro mi pesco anche dei suggerimenti per il futuro. No, comunque è molto bello vedere che comunque, ecco, i ragazzi in chat, come sempre, sempre sul pezzo, da buoni amanti dell'horror, che comunque quando parliamo anche durante le live c'è sempre questo scambio reciproco di pellicole che comunque hanno uno spessore non soltanto fino a se stesso all'horror, ma quanto al cinema e nella forma d'arte. Ed è bello vedere proprio che ci sono anche, appunto, titoli che purtroppo per motivi vari sono inediti da noi, ma che in realtà veramente hanno un grandissimo valore, e sarebbe molto bello vederli finalmente distribuiti nel nostro paese, perché è cultura, ecco, come ha detto prima Gio, è una cosa bella perché è cultura, è giusto che tutti ne debbano giovare, insomma, perché è sempre importante sapere che prodotti realizzati con cura da registi non debbano scomparire, e soprattutto devono essere conosciuti anche nel nostro paese, vero? E poi essere comunque presi come porto sicuro su cui fare un consiglio è bellissimo. C'è una cosa che ci inorgoglisce senza dubbio. No, ma sono contentissimo di dire innanzitutto che
Oggi abbiamo toccato anche un picco di 50 persone e è fantastico perché questo dimostra che insieme a Joe l'aver parlato appunto di questa live ha portato molti a proprio a essere presenti poi di domenica, no? E che è difficilissimo ed è bello perché vuol dire che c'è tanto affetto, c'è tanto valore, c'è tanta passione, che è importantissimo questo, perché finché c'è passione vuol dire che c'è proprio affinità e voglia di sapere e di rapportarsi con questo mondo, che poi è un mondo artistico, come hai Scusa, a ben tal detto. proposito aggiungo che questa live verrà scaricata e riproposta su YouTube, Facebook, eccetera, di Non aprite questo blog, quindi avrà un'altra Esatto. diffusione per chi purtroppo magari non è potuto esserci e ha voglia di sapere Io un po'. così mi vedo la prima mezz'ora. Tu puoi vedere esatto la prima. Esatto, probabilmente troverete ragazzi il VOD della puntata qua su, ovviamente su Twitch, ma il video ricaricato completamente da Grande Joe su questo blog, perché è normale, starà fisso lì. Quindi su Lo YouTube, difendiamo un po'. sì esatto, sì su YouTube, intanto ovviamente Joe farà, vai, espandi. Espando, vediamo. Ed è giù, sì, che è stato veramente un grande, quindi sono molto molto contento del fatto di vedere che tutto sta piacendo, è piaciuta e comunque vedo proprio che c'è ancora tante domande che emergono ed è molto bello vedere la chat così attiva oggi, veramente, Ragazzi, non guarda. so quanto tempo avete voi, io fino a una certa ora ci sono. Io ti avevo detto, tu mi hai detto, ma sto un'oretta, però ti ho detto, quando inizi una live e poi cioè, No, voglio ma vedere finito è perché ti bellissimo. diverti a chiacchierare. Sì, Quindi effettivamente sì, ho visto adesso l'ora e cioè, sono. sono già 2 ore che andiamo. Beh, ma perché comunque ritengo che parlando anche in queste sedi di la stessa lingua, cioè Sì. comunque è come essere, non dico essere al bar perché Gonz non beve più, purtroppo, Ma io ma. sono, come hai potuto notare, riesco a essere simpatico lo stesso, per cui non c'è nessun problema. Diciamo che tutto quello che ho bevuto in passato ancora lo sto smaltendo. Però è come essere al bar tra amici e fare due Esatto. Io chiacchiere su approfitto di qualcosa questo che. momento per appunto ribadire, ringraziare tutti i ragazzi di Midnight Factory, per cui anche Paola che ha iniziato l'avventura con voi, Paola Menza, che poi anche Sara e Joe. E Carlo, insomma, poi ce ne sono tanti e Questo per dire che sono tante tante sono persone che tantissimi, e hanno poi sono fatto. tutti quello che vi posso dire io per la mia esperienza, sono tutti molto affiatati con veramente voglia di, cioè proprio c'è passione in quello che fanno e Bellissimo. si vede proprio, per cui li ringrazio tutti e ringrazio anche per essere sta qua a rappresentare un po' tutto il lavoro di tutti quanti. Poi Esatto, ringrazio anche perché. Alessio di Ore di Orrore, che è un mito delle recensioni su YouTube, che adesso è su Twitch, quindi iscrivetevi al canale. Stessa cosa vale per sopra con Joe, perché ragazzi, noi diciamo Sì, ma sempre, basta che non noi siate parliamo la stessa. coreani, perché io faccio la selezione Bra all'ingresso. esatto, lui c'è il tornello, io bene o male apro un po' a tutti, è vero, è Scherzo, verissimo. scherzo. Ma No, mi però a metti con parte, coreani che vogliono no, essere, però a parte diciamo, scherzi, guariti. come dico sempre, poi parlo spesso con gli altri anche del fatto che comunque io e Joe parliamo la stessa lingua e cerchiamo sempre di portare l'horror non come ossessione, ma come vera passione, giusto, Joe? Sì, assolutamente. Perché per noi è quello che conta. Per molti siamo i famosi Matusa dell'horror, come ci hanno anche rinominato. Però Io vuol il dire. cappellino lo porto per nascondere il grigiume, ragazzi, No, io eh. perché tanto mi era su zero, quindi anche proprio freddo. Quindi. Però a parte ciò, ma al di là del fatto del capello o non capello, il discorso è che cerchiamo di mettere la nostra passione, la nostra esperienza a favore di tutti quanti perché ci piace veramente parlare di quello che è l'argomento che Certo. amiamo e che vediamo con. Ripeto, non con ossessione, ripeto, ma con la vera passione e con la voglia di divulgarla insieme a voi e poter veramente aprire una community che funziona e che permette appunto un dialogo, un'apertura e la possibilità di poter comunicare alla grande. Quello per noi è il primo punto importante, essere tutti quanti sotto la stessa passione, la stessa voglia di raccontarci quello che noi amiamo. Dico male, Gio? No, no, assolutamente, assolutamente. Quindi per noi è questo l'importante. Mattias, vuoi dire qualcosa? Adesso sparisco nel nulla. Fum, Va dissolvenza. bene. Era solo è stato tutto un sogno. Ragazzi, Bravo, come certi film horror pessimi. è stato veramente molto bello, piacevole, e anche sentire parlare Ale è sempre piacevole, visto non che succede mai, Ametto, visto che non mi senti mai, sento più giustamente. dell'amorosa.
Una roba incredibile. Mi chiama sempre dalla sala server, poi dovete sapere questo simpatico retroscena. Questo sì. colpo finale di sala server. Sì, sì, sento dei rumori dietro, una scena molto, penso sempre che sia all'interno di un freezer con un coltello. E per creare l'effetto Midnight Factory, deve sentire tipo gli ingranaggi, le rotative che vanno, quindi il server che fischia è sempre un bel momento. Bene, ragazzi, grazie. Va bene, allora grazie ancora a tutti e grazie anche a chi ha seguito la live. Stessa cosa, ringrazio Mattias, ringrazio Alessandro, grazie ragazzi per essere qui con noi, veramente ci hai fatto un regalo enorme, veramente, non so mai come ringraziarvi, siete stati gentilissimi, perché veramente il bello è proprio questo, condividere e poter raccontare alle persone che spesso dietro c'è l'amore, che è lo stesso che loro danno nel momento in cui... Cioè, eccolo lì, grande! Ciao Thomas, io saluto i miei più agguerriti sostenitori. No, ma è bello, tutti Sara, ciao Davide, i grandi sostenitori. Per noi, noi facciamo il saluto. Salutiamo tutti quelli che ci conoscono. Auguri a tutte le mamme, tra l'altro. È vero. E niente, quindi ragazzi, intanto salutiamo la chat tutti quanti. Grazie di essere stati qui con noi. Noi ovviamente ci vediamo questa sera. E grazie veramente per aver partecipato, perché siete stati tantissimi. Quindi questo vuol dire che avete apprezzato questa nostra idea con il gioco di portare qualcosa di nuovo che da tanto tempo chiedevate, quindi grazie ancora, siete stati gentilissimi. In io mando grandissime novità, vero Ale? Sì, ve l'ho detto, ci ritroveremo a parlare. Dai, grande, ecco, grande. Ci ritroveremo ragazzi, quindi mi raccomando, sempre sul pezzo. Ciao. Io manderei il cartellino horror, aspettate un attimino, tanto ciao a tutti ragazzi, cartello. Ciao.